Il piacere tra ermeneutica e digital studies, un convegno che si inserisce all'interno della programmazione di Chiari, capitale del libro, e in particolare del progetto che appunto trova posto all'interno di Chiari, capitale del libro, intitolato Chiari Index. Scriveva D'Annunzio: evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e nuove immaginazioni. È un po' quello che ci hanno spinto a fare Marco Dotti e Marcello Esposito, che sono gli ispiratori di questo progetto e che ascolteremo poi, e che così ci hanno messo di fronte alla possibilità di mettere sotto la lente degli algoritmi la letteratura. E in particolare l'hanno fatto con il piacere di Gabriele D'Annunzio, e hanno sottoposto questo percorso di indagine anche agli studenti di Chiari e dintorni, e circa 200 studenti hanno partecipato a questa indagine, a provare a misurare il piacere della leggibilità attraverso indici di lettura matematici e attraverso poi una serie di valutazioni. La prima tappa della rendicontazione di questo lavoro è stata fatta all'interno della microeditoria di Chiari, e questa è appunto la seconda tappa importante, in cui si andrà ad approfondire un po' la radice e la prospettiva di questi studi, e un'occasione anche per riscoprire e rianalizzare anche il piacere di D'Annunzio con alcuni dei massimi studiosi in materia. È il momento di dire grazie a chi ci ospita in questa meravigliosa cornice che festeggia i suoi 100 anni, e quindi il padrone di casa, Giordano Bruno Guerri, che è presidente del Vittoriale, presidente di Garda Musei, sicuramente non ha bisogno di presentazione, uno degli intellettuali più noti a livello italiano e non solo, storico, studioso, ricercatore, ha vinto diversi premi. Lo avremo a Chiari ospite il 16 di settembre in occasione della presentazione del convegno su patti di lettura e istituti culturali, e speriamo anche di averlo ospite a una prossima microeditoria. A lei la parola, grazie ancora. Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono affascinato da questi studi, anche se ne so pochissimo, anzi forse proprio perché ne so pochissimo e ho voglia di imparare. Non sono tuttavia un primitivo, lasciatemi compiacere un po'. Io mi ricordo che nella metà degli anni Ottanta io fui uno dei primi a usare il computer, un Commodore 84 che aveva dei floppy disk così su uno schermo verde che scriveva in bianco e stampava fogli continui, e scrissi il mio primo articolo sul computer in lode al computer sul giornale dei Montanelli, che mi rispose sullo stesso giornale aggredendomi alla sua maniera naturalmente bonaria ma feroce per questa novità che lui diceva che non avrebbe avuto seguito e importanza. Naturalmente aveva torto. Un'altra attività di cui mi compiaccio molto, che forse vi interessa per il vostro lavoro, è il forum TAL, cioè il trattamento automatico del linguaggio. Io nel 2003, quando ero presidente della Fondazione Ugo Bordoni, che si occupa di problemi di fisica, di comunicazione, antenne televisive, eccetera, cercavo di farli da ponte, come sto cercando di fare adesso, fra tecnologia, scienza e cultura umanistica, e scoprì appunto il trattamento automatico del linguaggio, che è una cosa importantissima. Si tratta di insegnare alle macchine a capire l'italiano e a parlarlo. Lo usiamo quotidianamente, il telefonino col T9 che ci corregge spesso in malo modo quello che scriviamo, il navigatore delle automobili, la traduzione automatica con Google. Ecco, questi studi sono fondamentali perché arriveremo certamente neanche molto tardi alla traduzione automatica. Cioè adesso Google fa delle traduzioni che vanno sistemate, ma
fra non molti anni noi potremo, per esempio, telefonare in un albergo a Pechino e, parlando in italiano, una macchinetta tradurrà automaticamente in cinese e finalmente si parlerà un linguaggio universale. La cattiva notizia è che le macchine, le lingue che non disporranno di un Boltal sono destinate a scomparire perché saranno inutilizzabili. La buona notizia è che il TAL italiano è di altissima qualità. Il Forum TAL collega pubblica amministrazione, industrie che producono il TAL e università che fanno ricerca sul TAL. E quindi siamo a un punto molto avanzato. Ma cessata questa introduzione, qui siamo nel luogo giusto per l'innovazione. D'Annunzio, con la vecchia fama di decadente, di passatista, che è una tradizione interpretativa sbagliata, ha voluto così, in realtà era un innovatore, un modernizzatore, l'ha dimostrato in ogni fase della sua vita, da quando nell'Ottocento ebbe una specie di divinazione, scrisse una pagina che prefigura il cinema, da quando sperimentava gli aerei e la loro capacità di resistenza, addirittura progettò una nuova ruota e immaginò il tachimetro quando ancora non esisteva. Insomma, un uomo veramente che guardava avanti e che amerebbe oggi che si facesse questo studio sul piacere, non c'è nessun dubbio. Vittoriale cerca di essere adeguato a questi sviluppi, a queste utilità che ci offre la tecnologia. Noi abbiamo instaurato finalmente una biglietteria elettronica che consente di comprare i biglietti online e di prenotare il minuto esatto della propria visita, eliminando così le code e tutte le altre cose fastidiose. Il Vittoriale ha preso anche molte iniziative, naturalmente su internet. Abbiamo tutti i cosiddetti social possibili e immaginabili, con centinaia di migliaia di amici, e abbiamo preso anche iniziative più originali, proprio unendo ricerca classica e tecnologia e scienza. Per esempio, alcuni anni fa, ormai forse 8, stavamo studiando il testo della Gioconda, gli autografi della Gioconda, che sono fittissimi di cancellazioni, correzioni una sull'altra, sono pagine veramente tormentate. E allora andammo dai carabinieri dei RIS di Cagliari per capire se c'era un modo di leggere meglio quelle correzioni. E loro, adattando una loro macchina che avevano già, che serve ovviamente alle loro ricerche, sono riusciti a fare in modo che queste correzioni, una sull'altra, fossero tutte leggibili e databili, cioè in conseguenza temporale. È stata una cosa che poi è stata diffusa nelle università di tutto il mondo e che credo che venga usata oltre ai metodi classici della filologia. Un'altra iniziativa apparentemente strana fu ricavare il DNA di D'Annunzio qualche anno fa, sempre con il RIS di Cagliari. Nelle nostre ricerche, nell'archivio del Vittoriale, trovammo... Posso? Grazie. Ah, ti ringrazio. Trovammo un fazzoletto. Un fazzoletto che accompagnava la lettera di un amante del periodo veneziano durante la guerra.
e dal contenuto del testo si capiva chiaramente che quel fazzoletto non era servito a soffiarsi il naso. Allora chiedemmo ai RIS di Cagliari se potevano ricavare il DNA di D'Annunzio. Loro dissero no, non è possibile, sono passati 98 anni, e non è stato mai fatto, eccetera. Però ci provarono e ci riuscirono. Ci riuscirono e pubblicarono il loro studio nelle riviste specializzate di tutto il mondo, compiacendosi di aver raggiunto questo risultato per la prima volta. Ora dice, cosa ve ne fate del DNA di D'Annunzio? Beh, sentite, ricordate tutti che 5 secoli fa i medici che facevano vivisezione dei cadaveri per studiarli venivano, rischiavano la vita, potevano venire condannati a morte perché non si poteva dissacrare il corpo. Oggi sappiamo che quegli studi sono la base dell'evoluzione della medicina. Se quei medici non avessero sfidato le convenzioni, le leggi, non avessero proseguito gli studi, adesso probabilmente la medicina sarebbe, anzi sicuramente sarebbe molto più arretrata. Noi non sappiamo cosa sarà fra 5 secoli, come sarà la società, le leggi, le nuove scoperte, succederanno cose inimmaginabili in questi 500 anni. E il DNA di D'Annunzio è lì, a futura memoria. Corre la leggenda, soprattutto fra i miei collaboratori, che io in una casa qua nel parco allevi 20 piccoli D'Annunzio per clonati, per fargli fare la guida. È un'idea affascinante, devo dire, perché pensate all'impatto comunicativo oltre il fatto di avere 20 nuovi D'Annunzio. Naturalmente non è vero, questi bambini avrebbero 6 anni, ci sarebbe il problema di mandarli a scuola oltretutto, e come sapete la scuola sta attraversando e ha attraversato un periodo tremendamente difficile. Io ho 2 figli piccoli che hanno sofferto della DAD e di questo passaggio improvviso da un metodo di insegnamento che è sempre esistito, da quando esiste l'insegnamento, a un metodo completamente nuovo. Ecco, io credo che questi vostri studi serviranno anche a sviluppare nuovi metodi di insegnamento, nuovi metodi di ricerca, e per questo sono importantissimi e per questo vi ringrazio e do avvio ai lavori. Grazie Presidente Guerri per averci aperto la mente su queste nuove prospettive e ricordato anche quanto la lungimiranza e l'inventiva di D'Annunzio fossero così avanti coi tempi. E ritornando alla capitale del libro Chiari, che appunto fu dichiarata il 18 di ottobre 2020, nella piazza di Chiari arrivò questo annuncio con la voce dell'onorevole Marina Berlinghieri, che è qui con noi oggi, vicepresidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, vice capogruppo del PD alla Camera. Ho la fortuna di aver condiviso con lei un pezzo di questo percorso e quindi la mia stima per lei è grande, perché le riconosco di aver sempre mantenuto l'idealità del servizio nel fare politica e la concretezza nell'affrontare temi e problemi. Le lascio la parola e grazie per essere con noi. Sì, grazie Daniela per queste parole e ringrazio appunto Daniela, la città di Chiari per avermi invitata, il direttore del CEPEL Cappello, e saluto con grande piacere il presidente Bruno Guerri, perché l'ultima volta che ci siamo visti era
di fatto a casa mia a Pisonia a ricevere il premio Girolamo Romanino, quindi poi è passato un po' di tempo e quindi mi fa davvero grande piacere avere questa occasione per rincontrarci. E, già nelle sue parole, insomma, c'è un po' il quadro dell'importanza degli studi che voi state facendo. Ecco, la novità rispetto, lo diceva bene prima, gli studi sulle opportunità del digitale dal punto di vista culturale, negli studi della letteratura e anche della letteratura dei classici, sono già avanti, non siamo certo all'anno zero. La novità però dove sta? È che con la pandemia, e lo diceva bene prima con la questione della DAD, la digitalizzazione è entrata in modo molto forte, non solo nella nostra quotidianità dal punto di vista comunicativo e dei rapporti relazionali, ma è entrata in modo molto, molto forte, molto profondo anche dentro alcuni elementi della nostra vita professionale, lavorativa, di trasmissione del sapere in modo pervasivo, nuovo, forte, che riguarda tutti e così rapido che ha stravolto tutto quanto noi eravamo abituati a fare prima. È sotto gli occhi di tutti che questo è un percorso ed è un processo a cui nessuno si può sottrarre, che nessuno oggi può dire no, io non voglio saperne niente, perché è un processo che va avanti e che ci tocca tutti. E dall'altro lato siamo chiamati a ragionare rispetto al trovare dei punti di equilibrio e nella capacità di sfruttare tutto quanto dal punto di vista della digitalizzazione può diventare un elemento di innovazione ma anche di miglioramento della qualità della vita di ciascuno di noi. Ecco, nel particolare il fatto di provare a studiare e a capire come la digitalizzazione può innovare gli studi della letteratura, gli studi dei classici, per fare in modo di avere quella che viene definita in modo generale una lettura aumentata e una maggiore comprensione di quanto noi stiamo leggendo, credo sia fondamentale, ma per le ragioni che Giordano Bruno Guerri prima diceva. E detto questo, e poi Flavia Nardelli, che si occupa direttamente di questi temi in Parlamento, ne parlerà più approfonditamente di me, non siamo all'anno zero neanche noi dal punto di vista parlamentare, nel senso che da qualche anno a questa parte l'affrontare il tema del digitale rispetto alle politiche culturali e alla trasmissione della cultura e della formazione è un tema a cui noi siamo attenti e sul quale abbiamo provato a riflettere, approvando anche alcune leggi che rispetto a questo sostengono appunto coloro che poi dal punto di vista concreto questi studi devono operare. Siamo davanti a una grande sfida, perché è un attimo e non riuscire a trovare quel punto di equilibrio corretto attraverso il quale si tiene ciò che dalle modalità di approccio del passato arriva e è ancora importante per noi, e l'elemento dell'innovazione. Il trovare questo punto di equilibrio che consente di non buttare tutto quanto ci arriva dagli strumenti e dai metodi del passato per abbracciare l'innovazione così tout court senza senso, è uno sforzo che insomma tutti insieme a livello di società va fatto. Quindi rinnovo davvero la mia gratitudine per avermi invitata a questo momento di riflessione, e chiudo dicendo che la novità anche delle capitali del libro, Chiari è stata la prima, ce ne saranno tante altre andando avanti, può essere uno strumento molto utile per darsi, voglio dire, di anno in anno un appuntamento o più appuntamenti di riflessione continua rispetto a questo tema, che è un tema che ci coinvolge tutti in modo molto forte. Quindi grazie.
grazie all'onorevole Berlinghieri per questo intervento che ci ha aiutato anche a fare il punto sui lavori parlamentari. E un paio di giorni fa sono usciti i dati AIE Nielsen sul mercato del libro, che ci dicono che i primi sei mesi del 2021 hanno visto un più 44% di vendite di libri rispetto al 2020 e un più 31% rispetto al 2019, quindi un aumento considerevole, incredibile quasi, che ha sicuramente così molte cause positive, tra le altre sicuramente il lavoro del CEPEL, e qua ringrazio il direttore del CEPEL Pierangelo Cappello, che ha ovviamente contribuito alla realizzazione e all'organizzazione di questo convegno, oltre ad aver creduto da subito nel progetto Chiari Index. Hanno sicuramente anche una madrina, che è l'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, che è la prima firmataria della legge 15 del febbraio 2020 sulla promozione della lettura, che sicuramente ha inciso, ha pesato in questa, in questo cambiamento in positivo anche per il mercato del libro. E Flavia Piccoli Nardelli è membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, della Commissione Bicamerale di Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi, è stata presidente della Commissione Cultura alla Camera, è stata per più di 20 anni segretaria dell'Istituto Luigi Sturzo. E sul suo sito c'è una frase che mi sembrava proprio perfetta per questo convegno, perché la leggo proprio pari pari: sono proprio le digital humanities ad offrire le migliori sperimentazioni in una contemporaneità nella quale il dialogo tra mondo digitale e mondo analogico è sempre più intenso e significativo. Quindi la sua lungimiranza su questi temi è già nota. Le la parola, grazie per essere con noi. Grazie Daniela, così usiamo questo. Ne volevo fisso. No, la stessa cosa. Grazie. Grazie Presidente. Grazie a Daniela, grazie al Presidente naturalmente per questo incontro. Io sono qui oggi con una doppia passione, se volete. La Commissione Cultura si occupa sia di beni culturali, sia di scuola, università e ricerca. E questo incontro mette insieme i due aspetti. È una cosa particolarmente importante per noi, perché mette insieme una modalità virtuosa che è l'articolo 4 della legge sulla lettura, che fa particolarmente piacere al dottor Cappello e a me, perché sta dando grandi risultati, cioè quella che ha copiato l'idea della capitale della cultura del nostro paese, facendola diventare anche una capitale del libro. Quindi accanto alla capitale della cultura c'è la capitale del libro, con lo stesso spirito, che è quello di mettere insieme pubblico privato, di rivitalizzare quelle che sono le possibilità che nascono dai territori, cercando di sviluppare il meglio di quelli che sono grandi amori e grandi passioni. Quello per la lettura di solito è un grande amore, una grande passione che coinvolge un po' tutti noi. I risultati sono interessanti. E da questo punto di vista l'esperienza di Chiari io credo sarà un'esperienza a cui far riferimento per tutte le prossime capitali del libro che avremo, perché mi pare abbia portato avanti il meglio di quest'idea, e l'incontro di oggi è l'esempio di una di queste buone prassi che una capitale del libro può sviluppare. Ma c'è un secondo elemento che secondo me va sottolineato. L'incontro di oggi interviene in un punto centrale, a mio avviso, di quello che è il processo di cambiamento in mezzo a cui noi ci troviamo. I giornali di questi giorni, come voi sapete, hanno riportato i dati invalsi, da un lato, hanno riportato i risultati, ahimè, naturalmente delle 4.000 cattedre STEM che sono state messe a concorso, anticipando quello che è il concorso ordinario previsto per quest'anno, risultati che non sono stati sicuramente brillanti, sono stati molto problematici. Il risultato è che, come spesso avviene nel nostro paese, questo sta portando a una condanna generalizzata di quello che è la DAD e di quello che è naturalmente l'applicazione del digitale al lavoro che noi stiamo facendo. Allora, è evidente che noi abbiamo cominciato a parlare di insegnamento computazionale a partire dal 2014, e quindi questo significa che naturalmente è un insegnamento recente,
un insegnamento che è appena entrato nelle scuole, di cui cominciamo adesso a tirare qualche conclusione. Le tireremo in futuro, naturalmente. Ma è interessante anche per un altro motivo, perché noi abbiamo lavorato, vi riassumo molto rapidamente, abbiamo lavorato molto su questo nella legge 107, la cosiddetta legge buona scuola, in cui un settore era sulla scuola digitale, c'era un miliardo che era stato messo su questo, quindi non una cifra indifferente. Di quel miliardo mezzo era per le infrastrutture, mezzo era per la formazione dei docenti. In questi settori c'era un'azione 24 che il mio amico Gino Roncaglia aveva dedicato a un'idea che era quella delle biblioteche speciali, biblioteche analogico-digitali, che all'interno delle scuole, voi sapete che le scuole non sono tenute ad avere una biblioteca, che è un grande vulnus per la cultura italiana. Comunque all'interno delle scuole il tentativo era di costruire e di costruire delle biblioteche che insieme mettano insieme la parte analogica e la parte digitale, costruendo intorno a questo la vita della scuola, quello che è la capacità che i ragazzi devono avere anche di dare delle priorità, di costruire degli alberi logici, di innervare quello che è l'insegnamento. Quindi, come vedete, la strada c'è, è una strada che è stata già percorsa. Naturalmente l'anno e mezzo di pandemia ha accelerato, voi sapete, un processo con una velocità straordinaria e con i risultati discontinui che la velocità che noi abbiamo dovuto avere ha portato con sé. Per cui la prima osservazione che tutti noi facciamo è che per 100 anni noi abbiamo lottato, tutti noi in questo paese abbiamo lottato per cercare di arrivare a dare realizzazione a quell'articolo 3 della nostra Costituzione, a consentire a tutti di partire con le stesse basi per raggiungere i risultati migliori. In un anno e mezzo questo tentativo di riaggiustare il tiro e consentire a tutti di avere le stesse occasioni è andato perduto. Partiamo da qui, ma partiamo da qui consapevoli che ci sono anche moltissime cose, moltissime acquisizioni che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo e che di queste noi dobbiamo, naturalmente su queste dobbiamo costruire. Ricordo soltanto una intervista molto interessante fatta da Gaetano Manfredi, che è stato il ministro all'università e alla ricerca che ha preceduto la ministra Messa, che in una intervista molto interessante dell'agosto, credo, dello scorso anno, diceva che bisogna abbattere i silos, lui li chiamava, della conoscenza tecnica e della conoscenza umanistica. Devono essere tutti e due rasi al suolo per costruire una realtà che naturalmente li comprenda ambedue. Allora, io credo che in questo momento in cui noi assistiamo e assisteremo a una demonizzazione dell'informatizzazione a scuola, dobbiamo tenere presente questo e dobbiamo cercare di lavorare su questo. Non sarà facile. Credo che un'esperienza come quella di oggi possa servire davvero a riposizionare tutti noi su quelli che sono degli obiettivi da raggiungere e delle mete che sono, secondo me, impossibili da dimenticare. Sono i punti d'arrivo a cui noi dobbiamo tendere. E dobbiamo arrivarci al meglio, superando naturalmente quello che è stato il dramma che abbiamo vissuto, utilizzando al meglio le occasioni che ci riproponiamo. Naturalmente Chiari deve diventare la best practice a cui noi ci rifacciamo e lo faremo in Commissione Cultura della Camera, costruendo un percorso, ricostruendo il percorso che Chiari ha compiuto, perché possa essere di esempio alle altre città del libro che verranno, anche in occasioni come queste, cioè anche nel tenere insieme alcuni punti fermi che in questi anni in Commissione Cultura io ho visto fondamentali. Tenere insieme tutela e valorizzazione dei beni culturali, aggiungendo a questo un tema che secondo me è fondamentale, Presidente, che è la fruizione, che è quello che tu stai facendo qui, stai cercando di fare qui, tenendo insieme pubblico e privato e tenendo insieme sempre scuola e cultura. Se noi riusciamo questo a considerarlo come un punto fermo, io credo che tutto quello che faremo
comunque sarà alimentato da un corretto modo di porci di fronte a questa che è cultura, ma che senza la scuola e senza la costruzione di domande ed offerte di pubblici diversi fa poca strada. Quindi ascolterò anch'io con grandissima attenzione il convegno di oggi e io spero ci ritroveremo nella prossima Città del Libro per andare avanti con questa riflessione. Grazie. Grazie davvero, ovviamente Chiari è penso onorata e onoratissima da queste parole, lo dico a nome mio, ma adesso darò la parola a qualcuno che sicuramente sarà anche un po' più orgoglioso di me, cioè l'assessore Chiara Facchetti che ha condotto il progetto di Chiari Capitale del Libro che appunto ha creduto da subito in Chiari Index, sempre attenta a questo connubio scuola e cultura, come ha evidenziato bene l'onorevole Nardelli, che ci ha dato tanti spunti interessanti. Ecco, l'assessore Chiara Facchetti ha messo molta energia veramente in questo progetto, molta attenzione e lungimiranza, e quindi ecco, credo che questo orgoglio sia meritato da vivere e lascio la parola allora all'assessore Chiara Facchetti. Buongiorno a tutti, io ringrazio davvero il presidente del Vittoriale per l'invito, ringrazio le onorevoli per aver individuato Chiari come prima capitale italiana del libro e da quel momento si è aperto per Chiari un capitolo nuovo. Da quel momento, da quel 18 ottobre del 2020, la città ha iniziato a lavorare ad un'impostazione progettuale che potesse capitalizzare e sfruttare al meglio le opportunità che questa nomina portava sul nostro territorio, avendo ben chiare alcune linee guida che abbiamo ricavato, chiaramente linee guida ministeriali che abbiamo ricavato appunto dal bando per l'individuazione della capitale italiana del libro. Ci siamo focalizzati in particolare sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sull'approccio interdisciplinare e innovativo applicato appunto ai libri e alla lettura, finalizzato a un maggior coinvolgimento sicuramente dei giovani e delle scuole. Quindi di fronte a questa premessa è abbastanza chiaro che nel momento in cui Marco Dotti, Marcello Esposito e Daniela Mena hanno proposto al Comune il progetto di Chiari Index, l'amministrazione comunale è stata ben entusiasta di accettare questa sfida e proporre al territorio, in particolare alle scuole, questo tipo di approccio alla lettura e alla letteratura, un approccio che filosoficamente supera quella differenza tra le discipline umanistiche e questa antitesi tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche, per trovare un punto di incontro che insieme all'utilizzo delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici e digitali, di cui soprattutto i giovani sono più abili nell'utilizzo, potesse appunto andare ad indagare per capire se le formule e le metodologie che sono proprie della matematica e delle scienze potessero appunto essere applicate al testo letterario, alla letteratura e più in generale alla cultura. Abbiamo così iniziato un percorso, un progetto, come dicevo, di coinvolgimento delle scuole. Sono state coinvolte tre istituti superiori della città di Chiari, il Centro di Formazione Professionale Zanardelli, il Liceo Paritario di San Bernardino, che stamattina qua rappresentato, e l'Istituto Superiore Einaudi. In più un istituto, l'Istituto Gigli del Comune di Rovato, quindi è stato proprio un coinvolgimento dei giovani e un coinvolgimento allargato del territorio. Quindi più avanti appunto capiremo, entreremo proprio più nel dettaglio di questo programma, di questo progetto. Quello che mi interessava appunto evidenziare stamattina era che abbiamo iniziato un percorso, chiaramente quello che si è svolto quest'anno è stato un progetto embrionale, per cui oggi non siamo qui a raccontare la fine di un progetto, ma direi che è l'inizio. Abbiamo solcato con questo, con Chiari Index, abbiamo solcato, diciamo così, un percorso che può essere sviluppato e può evolvere nel tempo e negli anni, anche dalle prossime capitali italiane del libro, a cui auguro certamente buon lavoro. Questo progetto ha
chiaramente lasciato un capitale, una ricchezza all'interno del nostro territorio, perché comunque penso che il metodo che gli studenti in vario modo hanno acquisito, quindi un approccio interdisciplinare, pluridisciplinare tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche, con l'aggiunta appunto di dello strumento digitale, sia uno strumento che possa servire poi loro nel futuro, anche nella propria vita, anche in quella lavorativa, ed è certamente un approccio che sarà vincente nelle sfide che, soprattutto nel post pandemia, saremo tutti chiamati ad affrontare. Quindi io vi ringrazio, anch'io ascolterò molto attentamente tutto ciò che è stato fatto poi anche nel concreto, e quindi auguro a tutti una buona mattinata di lavori. Grazie. Grazie all'assessore Facchetti, che ci ha illustrato un po' lo svolgimento di questo percorso e gli obiettivi di lungo termine. E diamo la parola adesso a quella che è la prima presidente donna del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, Elena Ledda, presidente anche dell'Ateneo di Salò, storica istituzione culturale, per oltre 20 anni responsabile delle biblioteche della Fondazione Vittoriale, direttrice dell'Associazione Culturale D'Annunziana Loleandro. Insomma, D'Annunzio è da sempre parte del suo percorso, autrice di numerosi saggi e libri, quindi ascoltarla è sempre l'occasione per scoprire qualcosa di nuovo su D'Annunzio. Grazie Elena Ledda. Buongiorno a tutti e grazie a Daniela Mena per il suo invito e al presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri per la sua sempre squisita disponibilità. Partecipare come rappresentante del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani in una occasione come questa è davvero di grande effetto, di grande impatto e di grande contentezza. Il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, peraltro, è la prima volta che è qui rappresentato al Vittoriale in una sede così straordinaria e così non solo accogliente dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista culturale. È la prima volta, dicevo, che questo centro è qui presente, un centro che da oltre 40 anni opera nel settore d'annunziano attraverso studi, ricerche, pubblicazioni, video documentari, conferenze e mostre. Il fatto che sia stato scelto come primo volume per questo impegnativo e pionieristico lavoro un romanzo d'annunziano, credo la dica lunga, e dà veramente molto, molto onore al centro stesso. Un romanzo che rappresenta certamente il capofila dei romanzi novecenteschi, sia dal punto di vista contenutistico del suo testo e ovviamente anche dal punto di vista narratologico. È un romanzo legato estremamente, non tanto per l'argomento, ma quanto per la stesura alla terra d'Abruzzo. Venne scritto in un luogo molto caro ad Annunzio, nel Cenacolo Teatino. Quindi ecco un motivo in più di legame nei confronti del centro con il suo autore. Per il Centro Studi è altrettanto importante che vi siano istituzioni come questo gruppo Clarence che in momenti così difficili, come hanno ben illustrato e anticipato gli onorevoli e lo stesso Presidente Guerri, si diano da fare con acribia, con grandissima volontà e con grandissima generosità, perché la letteratura e i grandi autori come D'Annunzio possano giungere in una maniera moderna, più attiva e più, come dire, coinvolgente presso i giovani. Credo che senz'altro questa nuova iniziativa multimediale, che abbraccia più sistemi, più settori e più ambienti in un certo qual modo, sarà senz'altro ben accolta non solo dagli studiosi ma anche dagli studenti universitari, che sono sempre più aperti a queste situazioni innovative.
Cosa può fare per questo il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani? Senz'altro mettere a disposizione i suoi mezzi divulgativi attraverso i nostri social, divulgheremo l'intera operazione. Attraverso i suoi soci porteremo nelle scuole e in tutti i nostri eventi futuri questa idea, questo grande progetto per il quale mi compiaccio sia con la dottoressa Mena, che è un po' l'anima che ha condotto il tutto, ma anche con il CEPEL, quindi con il direttore generale del Centro per il Libro e la Lettura, Angelo Piero Cappello, e sono certa che anche la Fondazione Il Vittoriale, con il quale negli ultimi anni c'è stata una collaborazione davvero intensa, fattiva e molto, molto generosa, accompagnerà questa volontà del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani. Ecco, vi dicevo, faremo propaganda senz'altro attraverso i nostri social e attraverso i soci, che testimonieranno già anche oggi l'importanza di questo progetto. Tra i relatori del convegno di stamane ve ne sono alcuni e vi sono altri soci presenti in sala che testimonieranno presso i loro studenti universitari questa iniziativa estremamente importante ed estremamente davvero innovativa, un avvicinamento ulteriore per i giovani alla figura e all'opera del grande poeta abruzzese. Grazie a tutti e buon lavoro ai convegnisti. Grazie Elena Ledda per questa volontà di divulgare, di dare spazio ed eco. Grazie per tutti questi saluti che poi non sono stati saluti, sono stati sostanza effettivamente. Facciamo scendere chi ha fatto i saluti e facciamo salire i nuovi relatori. Grazie a tutti voi e mi fa piacere che ci fossero tante donne, che vuol dire che nei posti istituzionali abbiamo finalmente anche un po' di donne. Certo, Presidente Guerri. Naturalmente siete invitati a visitare il Vittoriale in una pausa delle vostre ricerche e so che molti sono prenotati per visitare la Prioria. Vittoriale sta attraversando un momento estremamente felice dopo la disgrazia che è capitata a tutti noi. Le visite sono riprese con enorme slancio, abbiamo avuto ormai dall'8 maggio a oggi, quindi in meno di 2 mesi e mezzo, oltre 70.000 visitatori, il che ci rassicura sull'andamento dell'anno, anche perché nel frattempo non siamo stati con le mani in mano. Il Vittoriale chiuso aveva 5 cantieri aperti, voi potete vedere sopra la vostra testa quell'incredibile aereo che è l'aereo con il quale D'Annunzio ha fatto il volo su Vienna, è stato completamente restaurato durante il lockdown, abbiamo operato la pulizia e il restauro della piazzetta Dalmata e della piazzetta dell'Esedra, avete visto quella meraviglia che è il parlaggio finalmente dopo 90 anni dalla progettazione completato con la pavimentazione in marmo rosso veronese costosissimo e abbiamo fatto tante altre cose. Stiamo procedendo, voglio rassicurare l'amico Pietro Gibellini che è anche nostro consigliere d'amministrazione, sia nella pubblicazione edizione nazionale, appena uscita una meravigliosa Francesca D'Arrimini. Tutte le nostre attività di studio vanno avanti regolarmente e siamo pronti ad affrontare le sfide del futuro con tutte le nostre energie, con la bravura e la grazia dei miei collaboratori che lavorano con entusiasmo e passione, e quindi buon lavoro. Grazie. Grazie.
Invito quindi a salire i primi tre relatori, Angelo Piero Cappello, Pietro Gibellini e Antonio Zollino, tra i massimi esperti e studiosi di Gabriele D'Annunzio. Nell'occasione ringrazio anche i docenti che hanno partecipato al percorso Chiari Index, alcuni sono qui presenti, la professoressa Chiara Piantoni e il dirigente Gabriele Facchetti di Chiari. Ringrazio anche Alice Raffaele e Eugenio De Caro che hanno accompagnato fattivamente la realizzazione del progetto. Ringraziamo anche chi ci sta seguendo in streaming, sappiamo che ci sono collegamenti anche un po' da tutto il mondo, quindi dalla Finlandia, da New York. E ovviamente tutti voi presenti che siete venuti in una mattina di luglio ad ascoltare questo convegno. E allora diamo il via a questa nuova parte del convegno con l'intervento del professor Angelo Piero Cappello, no, facciamo. Credo che toccasse a me, ma però va benissimo, per me lo stesso. Ecco, allora cominciamo con il professor Angelo Piero Cappello, direttore del CEPEL, è stato professore nelle scuole italiane anche al Cairo, è stato dirigente per anni dell'area di promozione culturale del Ministero Affari Esteri, ha una lunghissima esperienza negli istituti di cultura all'estero e oltre a questo intenso lavoro al CEPEL comunque e in tutti questi istituti di cultura ha sempre trovato il tempo per approfondire gli studi di letteratura italiana, ha pubblicato saggi su Dante, Manzoni, Camilleri, Capuana, Pirandello, Svevo e numerosissimi testi su D'Annunzio. Da subito appunto ha creduto nel progetto Chiari Index, da cui è nato tra l'altro poi il volume che vedete all'ingresso, Matematica della letteratura, pubblicato da Mimesis, che contiene poi anche il lavoro dei professori Fabio Ciotti, Marcello Esposito e Marco Dotti. Stamattina ci farà gustare il piacere di leggere il piacere, quindi il piacere di leggere, per leggere il piacere, la parola al professor Cappello. Allora, intanto lasciatemi ringraziare naturalmente il padrone di casa, tutte le autorità che hanno portato il loro saluto, grazie a Daniela Mena che è stata un po', appunto, si è detto stamattina, l'anima organizzatrice di tutto quello che è successo dalla nomina di Chiari Capitale Italiana del Libro 2020 in poi, lo faccio naturalmente a nome del Centro per il Libro e la Lettura, che ha questo compito che a partire da una data fatidica, che è quella appunto dell'entrata in vigore della legge 15 del 2020, che è stata testé ricordata, come dire, ha avuto la possibilità finalmente di avere un perimetro di azione, di intervento sul libro e sulla lettura ben disegnato, ben definito, cosa che fino adesso era mancata, e quindi era mancata anche una possibilità, se vogliamo, di intervento incisivo in termini di progettazione di linee politiche di intervento a sostegno della lettura e del libro, cosa che invece è avvenuta. È avvenuta, faccio un'introduzione generale per inquadrare il senso di questo convegno di oggi, ed è per questo che ci siamo scambiati con la consueta generosità di Pietro Gibellini, ci siamo scambiati perché ovviamente poi si entrerà nel merito di questioni più tecniche, più specifiche di ermeneutica da una parte del testo di cui oggi ci occupiamo e dall'altra di questioni tecniche su come intervenire nell'indagine del testo con strumentazioni appunto digitali. Come tutti quanti qui sapete, c'è un famoso saggio di molti anni fa che ha classificato il Novecento come il secolo breve. In realtà, se dovessi, perché lo ha chiuso tra il 1914, che è l'inizio della Prima Guerra Mondiale, e il 1991, che è stato la data della cosiddetta fine della Guerra Fredda, cioè con la caduta dell'Unione Sovietica.
Se però oggi dovessimo riscrivere un trattato sul Novecento, io direi che dovremmo classificarlo come il secolo più lungo della storia, perché tutto sommato, sia sul piano della letteratura, ma della letteratura intesa come fatto culturale tout court, sia su un piano più squisitamente sociologico, il secolo, se vogliamo definirlo, del Novecento è durato dal 1889, anno di pubblicazione del Piacere, fino al 1919, che è l'anno che ha preceduto quel dramma, quella cesura tragica che appunto poco fa si raccontava, tra un prima e un dopo la pandemia. Questa rivisitazione di un secolo così lungo, perché? Perché si incune, appunto, questo secolo si incune e prosegue dentro il terzo millennio, diciamo fino al 1919, fino al 1920, fino al 2020. Nel 2020 succede qualcosa di straordinario a tutti i livelli, cioè si viene a precipitare con tutto quello che è successo, viene a precipitare un circolo, se vogliamo, di eventi che stava maturando nel corso più o meno del decennio precedente, e che è l'intervento pesantemente, pesantemente presente in tutte le attività. Che sono da quelle strettamente letterarie, culturali, ma anche a quelle sociali, economiche, politiche, organizzative, che è il digitale. Il digitale ha trasformato un po' il nostro modo di vivere. Pensate, si diceva poco fa, soltanto all'esempio della scuola. La scuola ha adottato, giustamente peraltro, ha adottato un modello, che è un modello di prossimità tra docente e discente, e tra discente e discente, cioè il cosiddetto gruppo classe, la socializzazione, l'interazione tra le attività degli stessi discenti, il discente al centro dell'impegno didattico di un docente. Cioè tutto questo, che è durato tre millenni, all'improvviso nel giro breve di qualche mese sembrò l'anno scorso essere saltato, e siamo stati costretti ad appoggiarci a un progetto didattico assolutamente sconosciuto, che era quello della didattica a distanza. La stessa cosa è avvenuta un po' in tutti i settori. Il libro, naturalmente, il settore del libro, dalla sua produzione prima, cioè dallo scrittore, fino alla sua distribuzione ultima, quindi al suo fruitore ultimo, che è il lettore, ha anch'esso subito l'intervento del digitale. Negli anni precedenti, io ricordo che c'è stata a lungo quasi una demonizzazione del digitale, no? Ricordate nei primi anni 70 un libro di Roland Barthes, appunto, tra l'altro perfettamente in tema con l'argomento del convegno di stamattina, Il piacere del testo, divideva tra una lettura verticale e una lettura orizzontale. Più recentemente, addirittura, indagini di una neuroscienziata americana hanno dimostrato, secondo la tesi della neuroscienziata, come la lettura verticale, cioè quella che prende più tempo, quella operata su un supporto cartaceo, è una lettura che cognitivamente offre più possibilità, mette in moto, cioè una mappa neuronale più ampia di quella che mette in moto invece una lettura episodica più superficiale, che quella orizzontale. Quindi, in qualche modo, dicendoci attenzione, perché con il digitale andiamo a modificare una mappa neuronale che coincide con la nostra cognitività del reale, quindi rischieremo in futuro di avere una capacità di comprensione del reale più ridotta se noi leggiamo all'interno di un ecosistema digitale. Dico ecosistema digitale proprio perché invece, e io in questo voglio ringraziare chi a livello parlamentare ha avuto questa forza di portare in porto un progetto di legge, che è quello che si è poi condensato nella legge 15 per la promozione del libro e della lettura, perché grazie a quella legge invece noi, nonostante il deserto che la pandemia ha provocato, noi grazie a quella legge abbiamo potuto impostare eventi, iniziative che hanno poi prodotto effetti successivi, e uno degli effetti è proprio questo, perché Chiari, che non solo è stata la prima capitale italiana del libro, ma lo ha interpretato questo ruolo al meglio di quello che era lo spirito della legge, ha ospitato quasi una sorta di piccolo, forse transitorio, temporaneo think tank, cioè un gruppo di persone che hanno immaginato di poter
studiare anche attraverso i risultati che erano nel frattempo emersi, perché il Centro per il Libro e la Lettura aveva, proprio perché ci siamo resi conto che qualcosa stava drammaticamente cambiando e cambiando in maniera estremamente repentina, aveva messo in campo un'indagine statistica su che cosa stava succedendo in termini di consumi, non tanto, non solo del libro, ma in termini di lettura, cioè che cosa stava succedendo ai lettori in Italia durante la pandemia. E al contrario di quello che tutti ci saremmo aspettati, abbiamo rilevato che la lettura è cresciuta nel 2020, sta crescendo con ritmi vertiginosi addirittura nel primo semestre del 2021, qualcosa è successo. Questo qualcosa non è dovuto, e questo lo abbiamo potuto appurare, al fatto che siamo stati tutti chiusi in casa e quindi, non avendo altro di meglio da fare, ci siamo dedicati alla lettura. Non è affatto questo. Il problema, il vantaggio che abbiamo avuto nel corso dell'anno scorso è che il digitale, anziché essere quello che tutti in passato abbiamo temuto fosse, cioè il nemico mortale del libro, si è rivelato un suo supporto fondamentale. Si è rivelato supporto fondamentale del libro sia in termini di produzione, sia in termini di distribuzione, con ovviamente gravi effetti collaterali che però andranno poi affrontati in separata sede, perché sono un altro problema, cioè il problema delle librerie. Nella distribuzione ovviamente si salta un anello fondamentale, che è quello delle librerie, fondamentale anche per l'economia italiana, intendo, e si arriva direttamente dal produttore al consumatore attraverso una piattaforma digitale. Tutti quanti abbiamo fatto l'esperienza di ordinare dei libri con Amazon, chiamiamoli con il loro nome e cognome. Quindi diciamo che c'è stato, no, quindi non è soltanto l'ebook, l'audiolibro e tutto quello che accompagna questa trasformazione del mondo del libro, ma è stato anche un'occasione su come procurarsi il libro e quindi sulla capacità di distribuzione del libro. In più il libro credo abbia proprio modificato il suo statuto, permettetemi di esagerare, il suo statuto proprio ontologico. Il libro non si esaurisce più, almeno dopo questa esperienza del 2020, che è stata per certi versi drammatica e tragica, per altri versi però ci ha lasciato qualcosa che noi dovremmo avere la forza, la capacità e la lungimiranza soprattutto di trattenere come bagaglio positivo per il futuro. Ha trasformato, dicevo, lo statuto ontologico del libro, perché il libro ha cominciato a non essere più quell'oggetto che si chiude tra la prima e la quarta di copertina. Ha cominciato a dialogare con quello che la legge 15 definisce l'ecosistema digitale che gli sta intorno, anzi all'interno del quale il libro è immerso, per cui abbiamo assistito a romanzi che hanno il personaggio con un proprio profilo Facebook e quindi dialogano direttamente con i lettori, o addirittura saggi di approfondimento che rimandano a pagine web, che rimandano ad approfondimenti sulla rete. La rete fa la stessa cosa e quindi sulla rete si trovano delle bibliografie per cui dalla rete si passa al libro, dal libro si passa alla rete. Questa confusione di ruoli è una confusione più che positiva ed è l'elemento che noi dovremmo riuscire a trattenere da questa esperienza del 2020. Naturalmente l'idea che è nata a Chiari è quella di appunto sfruttare tutto quello che di positivo ci può offrire l'applicativo digitale in termini di capacità di lettura rispetto alla proposta che si fa per esempio dei classici nella scuola italiana. Spesso e volentieri basterebbe sfogliare tutte le collane che ospitano i classici dell'Ottocento e del Novecento della letteratura italiana e ci troviamo di fronte a classici che spesso e volentieri sono ostici per i nostri studenti, perché hanno la lingua, essendo un corpo vivo, si evolve nel tempo, quindi oggi spesso e volentieri lo studente non ha lo stesso patrimonio di vocabolario che aveva un parlante italiano soltanto 50 anni fa. Probabilmente più ridotto per effetto anche di una serie di prestiti linguistici che vengono da altre lingue. Probabilmente è diverso, è cambiato, è cresciuto, si è modificato. Quindi affrontare la lettura di un classico, come può essere per esempio I Promessi Sposi, un romanzo straordinariamente bello, forse tra i più belli della letteratura italiana, per un ragazzo può diventare difficilissimo, perché quel tipo di lingua italiana non è più vicina alla lingua italiana dei parlanti di oggi. E allora l'idea qual è stata? L'idea è quella: sfruttiamo il lascito di questo 2020 e vediamo se riusciamo ad avvicinare lo studente attraverso un'attrezzatura di lettura che ne aumenti le possibilità di indagine sul testo. Quindi
senza dimenticare che il testo, intanto il libro cartaceo rimane lì dov'è, senza dimenticare che il testo nella sua complessità appunto di textus, cioè di tessuto, di parole e naturalmente di concetti, rimane lì dov'è, però esistono degli strumenti oggi che ci consentono di smontare e rimontare per indagare dentro le modalità organizzative di una meccanica della narrativa, per individuare i ruoli, i rapporti tra personaggi, i rapporti tra personaggi e tempo, tra personaggi e spazio. E tutto questo lo abbiamo fatto a cominciare da un romanzo che appunto è un romanzo tra i più letti dai nostri studenti, soprattutto quelli liceali che si avvicinano a lasciare il liceo e ad entrare all'università. Lo abbiamo fatto con il piacere perché? Anche qui, perché il piacere, e dopo lo dirà ovviamente meglio di me, naturalmente tagliatemi quando è arrivato il momento di chiudere, lo dirà meglio di me Gibellini, il piacere è un po' un romanzo discrimine tra l'Ottocento e il Novecento. Io direi che appunto, come dicevo all'inizio, nasce con il 1889 la letteratura italiana del Novecento, perché non soltanto in quell'anno, per la stessa casa editrice, nello stesso anno escono i due romanzi, uno che segna il piacere, che segna l'avvento della letteratura del Novecento, e l'altro che chiude definitivamente, che è il Mastro Don Gesualdo, che chiude definitivamente il capitolo ottocentesco. Ma per un puro caso di quelle coincidenze che sono nel mondo della cultura, è lo stesso anno in cui in Francia pubblica la sua tesi di dottorato anche Henri Bergson, saggio sui dati immediati della coscienza. È il saggio fondamentale di Bergson che per la prima volta distingue tra il tempo come organizzazione oggettiva di un arco temporale e la durata, che è invece la percezione di un arco temporale. Il romanzo Il piacere, lungi dall'essere, lo diceva il Presidente, lungi dall'essere quello che è stato catalogato l'emblema del decadentismo, dell'eleganza tutta parnassiana, dell'estetismo, della bella parola, il culto della forma sul contenuto, è il contrario. Il piacere è il primo romanzo simbolista italiano perché attraverso il simbolo innesca una meccanica della narrativa che è assolutamente novecentesca, che si sviluppa tutta per percezione della durata del tempo e non per tempo, solo per fermarci al tempo, ma ci sarebbe da approfondire sui personaggi, ci sarebbe da approfondire sul contesto geografico. Ho scoperto, grazie a questi applicativi informatici, grazie alla maestria di Marcello Esposito e di Marco Dotti, io stesso che ho fatto la tesi di laurea nel lontano 85 sul piacere, io ho scoperto, non lo sapevo, che addirittura la collocazione topografica dell'abitazione di Maria Ferres e la collocazione topografica dell'abitazione di Elena Muti, che sono i due estremi dell'amore, nel primo caso dell'amore sacro e dell'altro l'amor profano, che è il tentativo di Andrea Sperelli poi di trovare la terza amante che incarni sacro e profano insieme, sensualità e amore sacro, insomma, sono abitazioni collocate in maniera simbolica in luoghi topici della città di Roma, di una città di Roma che in quel momento stava cambiando volto, e quindi c'è da una parte l'innovazione, la spregiudicatezza, ed è simbolo di questo. Tutto il romanzo è giocato su una rete di simboli ed è il primo romanzo simbolista italiano. Io non voglio andare oltre perché non voglio rubare il mestiere a nessuno. Sono qui con una doppia giacchetta, la giacchetta di direttore del Centro per il Libro della Lettura, ma dall'altra parte io conservo ancora in un armadio un po' polveroso una giacchetta di studioso di cose di carte d'annunziane, e quindi per questo mi sono permesso di fare un'incursione anche in materie che per oggi non sono mie. Quindi grazie e buon lavoro a tutti quanti. Grazie per averci portato all'interno di questo ecosistema digitale, di come il libro sta assumendo tante forme, tante strade. Grazie professor Cappello. E veniamo quindi all'intervento del professor Pietro Gibellini, critico letterario, filologo, per anni docente a Ca' Foscari di Venezia, docente di letteratura e filologia, e nei comitati scientifici di diverse riviste letterarie, collabora con Avvenire, Corriere della Sera, autore di numerosissimi saggi e antologie
le antologie più diffuse probabilmente hanno la sua firma. I suoi studi si sono concentrati soprattutto sugli autori otto-novecenteschi e in particolare due figure approfondite in maniera speciale, Gabriele D'Annunzio e Gioacchino Belli, e questa passione particolare per la poesia dialettale che ha anche fatto incrociare in qualche maniera le nostre strade, visto che il professor Gibellini è anche esperto, oltre che estimatore, di due autori clarensi che sono Achille Platto e Lino Marconi, autori di poesia dialettale. Un romanzo spartiacque, stile scrittura, grazie al professor Pietro Gibellini. Grazie a Daniela Mena e per le gentili parole. Io parlo in piedi, così quando comincio a sentire il formicolio alle gambe capisco che è ora di smettere, ma se il formicolio tardasse Daniela mi... Io mi ero fatto una scaletta mentale che in qualche modo vario sullo stimolo delle tante belle cose che ho sentito dire ora. Ho sentito parlare gli instancabili direttori, presidenti delle due istituzioni d'annunziane, Elena Ledda e Giordano Bruno Guerri, a cui invidio tante cose, ma anche quello di essere stato circondato da grazia femminile accompagnata alla lucidità e alla originalità del tavolo a cui sedeva. Ringrazio le onorevoli Nardelli e Berlinghieri, a cui posso dire finalmente un grazie con molti annetti di ritardo, lei sa perché. Grazie ovviamente all'assessore Facchetti, che essendosi prodigata per Chiari e la microeditoria, e dunque grazie a tutti coloro che ci collaborano e che sono qui e che mi riportano con la memoria al più grande dei piccoli editori, Vanni Scheiwiller, amico di una vita, col quale visitavo la microeditoria quando era a Belgius, a Belgioioso, in quel di Pavia, di cui poi Chiari ha ben raccolto l'eredità. E grazie naturalmente a Pierangelo Cappello, d'annunzista provetto. Compendierò dunque in poche idee, stimolato da quanto detto prima, il mio pensiero sul piacere, relegando in coda qualche riflessione da ignorante sul rapporto tra filologia digitale, tra digital humanities ed ermeneutica, come dice il vostro testo. Dunque, spartiacque. Oggi non ci mostrano più le cartine geografiche in televisione, si parla di inondazioni in Germania, di Wuhan o di una guerra nel Botswana e non vediamo mai una carta geografica, ma ricordiamo tutti che cos'è uno spartiacque, l'ha detto anche Cappello. Tra l'Ottocento, che si chiude con il Mastro Don Gesualdo di Verga, e il Novecento, che si apre lo stesso anno con Il piacere di D'Annunzio. Una chiusura che ci fa riflettere. Chi insegna nella scuola sa che i due capolavori di Verga, quelli rappresentato dai Malavoglia, i capolavori romanzeschi, e quello del Mastro Don Gesualdo, erano la parte di un ciclo che è rimasto incompiuto. Forse non si riflette abbastanza mai sul fatto che è rimasto incompiuto, io credo, per colpa di D'Annunzio. Perché evidentemente Verga aveva capito che i gradini superiori della società e il linguaggio adatto per esprimerli li aveva trovati D'Annunzio e quindi li aveva in un certo senso bruciato magistralmente il terreno e per cui si è arrestato. Ma c'è anche un Novecento che viene immediatamente dopo D'Annunzio ed è quello rappresentato dagli anni 90.
potremmo spendere una parola su Fogazzaro, ma parliamo di svevo, lo svevo di una vita e di senilità, poi verrà quello della coscienza di Zeno, che era già l'autore dell'introspezione, diciamo pure psicanalitica nel caso di svevo, e il celebratore di un antieroe come un inetto. Ebbene, anche di questo noi troviamo traccia nel Piacere di D'Annunzio. Perché in realtà l'etichetta di superuomo dell'estetismo applicata ad Andrea Sperelli è un'etichetta che regge fino a un certo punto. Andrea Sperelli è in fondo un vinto. E quanto riguarda l'introspezione psicologica, è vero, prima di Freud c'era qualcun altro che se n'era occupato. D'Annunzio aveva fatto tesoro degli scritti del francese Paul Bourget, aveva assimilato con quelle sue antenne prodigiose di assimilatore, e poi naturalmente si intende di innovatore, tutto ciò che di nuovo bolliva in Europa, e l'Europa allora aveva il suo centro dinamico a Parigi. Dunque l'idea di un paesaggio animato, di paesaggio come estroflessione di un mondo psichico di Henri Amiel. Oggi i giovani cavalli sapienti parlano di ecologia letteraria come se scoprissero l'acqua calda senza chiedersi se qualcuno l'aveva scoperta prima di loro. Aveva naturalmente assimilato l'écriture anarchiste di Goncourt. Écriture anarchiste significa una tessitura di linguaggio di cui basta ricordare l'incipit del Piacere, che è un perfetto endecasillabo. L'anno moriva assai dolcemente. Punto. Il primo lacerto testuale del Piacere è un perfetto endecasillabo. Ma chiediamoci un po', se dovessimo riassumere dei nostri studenti la trama di questo libro, spogliandolo dai due elementi fortemente caratterizzanti, le descrizioni paesistiche, maestro del paesaggio D'Annunzio. Oggi forse i ragazzi sono meno sensibili a queste ekphrasis perché viviamo in una società bombardata dall'immagine, ma è un grande maestro del paesaggio e soprattutto un grande maestro delle analisi della psiche, degli umori, degli istinti, dei pensieri. E la trama del Piacere si riassume in quattro parole. D'Annunzio aspetta l'incontro con una vecchia amante, scusatemi Andrea Sperelli, ma questo è un lapsus sensato, vedremo. Si immischia per una sua inquietudine in avventure che lo portano, in avventure galanti che lo portano a un duello, pensa di trovare l'altra faccia dell'amore, non Elena, simbolo della classica bellezza che scatenò la guerra di Troia, ma Maria, nome chiaramente mariano, l'amor spirituale, matura l'idea di una seduzione per via spirituale, seduzione tramite castità, che è il massimo, credo, di un Don Giovanni, e poi alla fine perde, risulta perdente, proprio perché l'eccesso immaginativo gli fa immaginare di abbracciare Elena durante un amplesso con Maria. È dunque un perdente, in un certo senso un inetto. La prefazione che D'Annunzio mette al romanzo presenta il romanzo come lo studio di un caso psicologico delicato. Poco importa che in realtà questo caso psicologico delicato sia un alter ego
di D'Annunzio stesso, del D'Annunzio 25enne, ricordiamo, o di qualcuno che gli somiglia molto, come Aristide Sartorio. D'Annunzio diffonde, maestro precursore della comunicazione, come ci può insegnare da par suo il nostro Giordano Bruno Guerri, anche in questo caso D'Annunzio è stato un precursore formidabile. Ebbene, D'Annunzio fa di Andrea Sperelli il doppio ideale, il vero aristocratico, lui che la manovra di diventare duca attraverso il matrimonio con la duchessa è andata frustrata, donde le firme del duca minimo, del visconte dimezzato, potremmo dire. E diffonde una incisione col corpo di Elena Ignudo, firmato A.S., fatta da Sartorio, ma spacciata come incisione di Andrea Sperelli. È dunque sì un campione dell'estetismo, è il superuomo della bellezza, ma è un superuomo perdente. Spogliato di questi elementi, la trama è di una esilità disarmante, di una esilità disarmante, perché la sostanza innovativa del libro di D'Annunzio è proprio nell'aver costruito un romanzo non di fatti, ma di memoria e di aspettazione, di ricordi e di immaginazione. Diceva una volta, scherzando, Arbasino, mi perdonino se citando Arbasino devo usare un linguaggio, anzi cercherò di edulcorarlo, la differenza tra i romanzi dell'Ottocento e del Novecento è che nei romanzi dell'Ottocento bisogna vedere se lei ci sta. Arbasino usava un'espressione un po' più pesante. Nel Novecento il problema è di capire se lui ce la fa. Meno scherzosamente, un altro amico caro che non c'è più, lo scrittore Alessandro Spina, diceva che per lui la differenza è che nel romanzo ottocentesco lo scrittore cerca un posto nel mondo. Nel romanzo novecentesco lo scrittore cerca di mettere a posto il mondo dentro la sua testa. Ed è esattamente quello che fa Andrea Sperelli. Non credo di dover aggiungere altro sul libro in quanto libro. Torno però, per chiudere, alle riflessioni stimolate da chi mi ha preceduto, ultimamente da Cappello, sullo spartiacque rappresentato dall'avvento delle tecnologie digitali nel momento in cui la galassia Gutenberg sembrava destinata al tramonto. I dati che ci ha fornito Nardelli danno a un vecchio stagionato come il sottoscritto affezionato alla carta un po' di ottimismo in più. Ebbene, io mi chiedo che, credo che nel mio lavoro di interprete ed editore di testi, il sussidio elettronico sia straordinario. Noi possiamo verificare a livello di lessico, vogliamo sapere se l'epidermide verbale del piacere ci mostra l'uso di un elegante francesismo alenare per anelare o qualcosa del genere, lo facciamo in pochi istanti. E così possiamo, credo, con qualche sforzo in più, vedere anche e traversare, navigare nel testo scritto in modo da ripassare le strutture narrative, di verificare se il processo di focalizzazione, quello per cui D'Annunzio assimila la voce del narratore a quella dei personaggi, il narratore
scrive come i suoi personaggi, in sostanza porta alle estreme conseguenze quanto un altro grande innovatore qualche anno prima, 48, Gustave Flaubert, aveva fatto capire dicendo Madame Bovary c'est moi, dunque Andrea Sperelli c'est moi, il narratore esplicito è, usa la stessa voce del personaggio protagonista, anche se il romanzo è in terza persona, cioè la terza e la prima persona finiscono per fondersi. Strumento formidabile per analizzare il testo. Però resta il dubbio, e su questo dubbio lancio il quesito a chi mi segue, il dubbio che la lettura per navigazione sia molto adatta a un interprete maturo e che il contatto con il testo, sia esso su carta, sia su schermo, sia magari recitato vocalmente da un bravo attore, deve avere una sua linearità. C'è una lettura ad albero che prevede delle radici, un fusto, dei rami, delle foglie e nel caso di D'Annunzio anche dei fiori sicuramente. E c'è invece una lettura ad arbusto. Ecco, io mi domando se un giovane possa essere attratto dalla lettura ad arbusto, se possa trovare il plaisir du texte frammentando il testo e se soprattutto la sua educazione al gusto, alla logica, alla sensibilità letteraria possa venire arricchita o piuttosto impoverita da questo. Sarebbe come dire: contempliamo il dipinto di un magnifico corpo umano, la fotografia o il corpo umano, e guardiamo invece la sua radiografia, il suo scheletro, l'ecografia, la quantità di globuli rossi e globuli bianchi. Questo forse ci spiega perché quel corpo è così bello e così attraente, ma è dall'approccio unitario al corpo, da un approccio sintetico al corpo che può nascere il piacere della lettura, la passione e un incremento di conoscenza che è proprio della grande letteratura. Dunque, alla consueta tensione, divaricazione tra le due culture, come diceva il vecchio saggio di Edgar Snow, che è stato qui ricordato, quella umanistica e quella scientifica, io propongo di riflettere su un'altra dialettica, quella del rapporto tra sintesi e analisi. Il testo va approcciato sinteticamente, può essere poi minuziosamente analizzato, ma alla fine tutte le tessere devono ricomporsi in un mosaico unitario. Quello che ci fa sperare che la galassia Gutenberg non tramonti mai. Grazie dell'attenzione. Grazie per questo viaggio nel piacere e per questi spunti, per questi dubbi molto, molto stimolanti davvero che giriamo poi a Fabio Ciotti, Marco Dotti, Marcello Esposito, ma credo che ce li teniamo un po' tutti noi ed è bellissimo tra l'altro quel confronto tra l'immagine di un corpo e la sua radiografia che credo calzi veramente a pennello. Sono alcuni dei dubbi che ci eravamo posti anche noi nel percorso, ma esplicitati così bene non erano mai emersi. Grazie professor Gibellini.
Veniamo quindi al professor Antonio Zollino, docente di letteratura italiana all'Università Cattolica di Brescia. Ha ottenuto diversi premi per i suoi studi, il premio Montale Fuori di Casa, il premio internazionale Dante Alighieri per le comunicazioni culturali, collabora con diverse riviste e case editrici, è un assiduo studioso di D'Annunzio, ma non solo, ha analizzato in particolare l'influenza di D'Annunzio su Montale, Gadda, però si è occupato anche di Federico Tozzi, Pascoli, Linati, quindi un grande studioso della letteratura italiana, e il suo intervento su Riletture, travisamenti del piacere. Grazie professor Zollino. Buongiorno a tutti, grazie a Daniela Menna per l'invito, naturalmente al padrone di casa Giordano Bruno Guerri, a Angelo Piero Cappello che da tanto tempo mi sopporta e anche lui è stato artefice di questo mio invito. Perdonate se inizio con una considerazione personale proprio sul mio approccio alle tecnologie e al loro contributo, al contributo che danno negli studi umanistici. Ecco, io sono francamente entusiasta delle opportunità offerte dalle tecnologie. Finalmente abbiamo, non solo come ha ricordato ottimamente Gibellini, la possibilità di avere le concordanze in pratica di qualsiasi testo, con qualsiasi formato, insomma, sia Word, PDF, EPUB, eccetera. Ma abbiamo la possibilità di avere testi smaterializzati in casa. Ecco, Internet offre moltissime opportunità in questo senso. Archive.org, per esempio, è un sito che fornisce libri, tra l'altro libri italiani, sono quasi tutti scannerizzati da università americane e canadesi. Sarebbe ora che anche noi italiani ci mettessimo a fare questo lavoro sui nostri libri, comunque lo stanno facendo in Nord America, e in questo modo, come dicevamo ieri anche con Angelo, si può evitare di andare in biblioteca e avere in casa il libro con strumenti anche che il libro di carta non ci offrirebbe. Ecco, ciò detto, naturalmente concordo col fatto che il libro cartaceo rimane comunque insostituibile anche per questioni di praticità, di comodità. Uno se lo prende, se lo porta al mare, se lo legge in qualsiasi momento senza affaticare tanto gli occhi, perché poi ricordiamo che il problema della retroilluminazione della lettura è comunque un qualcosa da risolvere. Scusate questo breve preambolo, ma mi volevo in qualche modo riallacciare alle cose che sono state dette finora. Un grande rischio della trasmissione informatica, però, dei testi, e in particolar modo del piacere, e di qualsiasi opera di D'Annunzio a questo punto, è quello, secondo me, di trasferire i contenuti che noi abbiamo a livello didattico, a livello di antologie scolastiche o di storia e letteratura, direttamente su un canale informatico. Perché dico questo? Perché purtroppo, mentre la ricerca si è data da fare da tanto tempo, insomma, si sono abbandonati, anche se un pochino a chiazza di leopardo, perché sono ancora scuole universitarie che ancora detestano francamente D'Annunzio, hanno dei problemi proprio ad affrontare in modo neutro la figura e l'opera di D'Annunzio, o spesso quando affrontano l'opera la vedono poi sempre sotto la lente del personaggio D'Annunzio, e dunque non riescono a apprezzare l'opera per quello che è. Ecco, un grave pericolo è proprio questo di trasportare queste arretratezze che ci sono soprattutto nei testi scolastici, ripeto, di dargli maggiore diffusione, insomma, perché è chiaro che poi lo strumento informatico raggiunge molte più persone rispetto ai libri, anche quelli che magari non leggono libri hanno uno smartphone in tasca, ovviamente. Ecco. Faccio un esempio, insomma, è uscito solo pochi anni fa, tra l'altro curato da prestigiosi accademici,
un'antologia, si intitola Il filo rosso, magari ci sono degli insegnanti qui la conoscono, e la terza che inizia il capitolo dedicato ad Annunzio dicendo: Gabriele D'Annunzio, nato a Pescara il 12 marzo 1923, si chiamava in realtà Rapagnetta. Ecco, cioè questo, cioè, voglio dire, non è una cosa del secolo scorso, è una, per carità, è una cosa che nel secolo scorso è stata detta, ridetta, stradetta, e tra l'altro non si capisce a quale titolo, no, questo prendere quasi in giro bullisticamente qualcuno per il suo cognome. Io lo facevo quando ero in quarta, quinta elementare, poi ho smesso. Invece pare che gli studiosi di letteratura, per D'Annunzio, perché nessuno sognerebbe dirlo a Caproni, non so, tu ti chiami Caproni, no? Cioè, voglio dire, ma per D'Annunzio si può dire che era Rapagnetta. Oltretutto non è manco vero, perché sul certificato di nascita c'è scritto D'Annunzio Rapagnetta. Questo sarebbe tutto un altro discorso da fare, no? Ecco. Per cui io, che ho insegnato tra l'altro anche 20 anni a scuola, dunque credo di averne viste parecchie di antologie, ho proprio l'impressione che questi pregiudizi non siano superati proprio in ambito didattico, in ambito scolastico, e che tutto sommato nel materiale didattico che noi somministriamo ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, ci sia sempre troppe cose che sono vecchie, che sono superate, troppe cose che vengono dal dibattito addirittura dei primi decenni del Novecento, e sono ancora lì, e le insegniamo ai nostri ragazzi su D'Annunzio. L'etichetta di decadentismo, per esempio. L'etichetta di decadentismo, a parte, insomma, la parola decadentismo è stata usata da Croce, naturalmente, però l'etichetta di decadentismo viene soprattutto da un libro del 1936 di Walter Binney, che è La poetica del decadentismo. Ora, questa è la tesi di laurea del grande Walter Binney. Grande, lo dico senza nessuna ironia. Non sarò certo io che vengo qui a parlarvi male di un gigante della nostra critica letteraria come Walter Binney. Però, insomma, lo stesso Walter Binney nel 1963 diceva, su questo suo libro originario, che è la sua tesi di laurea, diceva: certo, rivedendo le cose alla prospettiva dell'oggi, ben avverto le sue mancanze, cioè le mancanze di questo libro, e inadempienze. Sento che i suoi risultati andavano e vanno integrati, arricchiti, approfonditi. Dunque, quasi 30 anni dopo, Binney tornava su questa sua tesi di laurea, che, ripeto, ha avuto innumerevoli ristampe per tutto il Novecento, e ne rilevava l'inadeguatezza. Ora, quando un grande critico fa questo, cosa succede in Italia? Mi immagino gli studiosi dicano: ah, hai detto che il tuo libro ha delle lacune, delle mancanze, allora buttiamoci a, visto che non lo fai tu, buttiamoci a vedere se riusciamo a integrare noi, se riusciamo a fare nuovi studi, no? Un po' come quando Mengaldo ha detto negli anni 90: guardate che quello che io ho trovato in merito ai riscontri d'Annunziani, all'influsso d'Annunziano in Montale, non è evidentemente tutto, c'è molto, molto di più, no? Invece di buttarsi a studiare questo molto di più, gli studiosi italiani continuano a citare il saggio di Mengaldo su Montale, ignorando magari gli studi che sono venuti anche dopo in questo senso, fatti da quattro gatti che non sto nemmeno a nominare. Però questo va per capire, insomma, che anche la ricerca non è che proceda a tutta la stessa velocità dappertutto. Allora, io farei brevemente, perché poi il tempo corre, mi sto anche perdendo in chiacchiere, mi accorgo, un giochetto con voi. Cioè, vorrei leggere la paginetta che è dedicata al piacere nella poetica del decadentismo di Binney del 1936, come in genere si legge una tesi di laurea, perché di questo si tratta. Dunque, così come noi professori, no, in sede di commissione di tesi, analizziamo un testo e ne rileviamo le eventuali incongruenze. Sentiamo cosa scrive Binney sul piacere nella poetica del decadentismo, ripeto. Il piacere nasce dall'atteggiamento snobistico
estetizzante, con il solito intento di un romanzo, poco romanzo e molta raffinata descrizione di ambienti, situazioni, oggetti, con un forte accento pratico. Cosa vuol dire questo con un forte accento pratico? Forse un accento simbolico voleva dire Angelo, non so. Forte accento pratico. Certo, non rispondeva affatto alle parole che il poeta gli preponeva. E qui cita la famosa prefazione, bellissima prefazione, al piacere, tra l'altro, dedicata a Michetti, amico Michetti. Questo è D'Annunzio che dice in questa prefazione: libro nel quale io studio non senza tristezza tanta corruzione, tanta depravazione, tanta sottilità e falsità e crudeltà vane. Qui si interrompe la citazione di Binni, ma poi poteva anche ricordare che alla fine della prefazione ritorna D'Annunzio, ci tiene a questa cosa, non è una cosa che mette lì solo per così mettere le mani avanti, no? Ci tiene, allora torna dicendo all'amico Michetti, no? Ricordando che magari il suo figlioletto Giorgio potrebbe anche, mentre Michetti sta leggendo il piacere, presentarglisi davanti a lui, no? Le piccole calcagna rose dinanzi a te premano le pagine dove è rappresentata tutta la miseria del piacere. Cioè, insiste chiaramente su questa cosa, no? Ecco. Ma Binni però sceglie un'altra citazione dal testo del romanzo, che tra l'altro è stata ricordata proprio all'inizio di questa seduta casualmente da Daniela Menna, no? Il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Questa è la citazione a piacere. Commenta Binni. È evidente che in questa frase non c'è solo la regola morale, ma soprattutto una regola di poetica. Affidarsi tutte le sensazioni, tramare l'opera artistica esclusivamente sulle sensazioni. E infatti il piacere è tutto sensazione e nuove immaginazioni. Allora, no, io se avessi di fronte un allievo così oggi gli direi no, anche se sei Walter Binni da giovane, sbaglierò io ovviamente, però questa tesi me la correggi. Perché no, no, il piacere non è tutto sensazione e immaginazione, ma che impressione dai a uno che deve ancora leggere il testo? Non lo so. Il piacere e tantissime altre cose. Oltretutto il piacere è descrizione, come tra l'altro aveva detto poche righe prima lo stesso Binni. Ci sono le descrizioni incredibili, eccezionali nel piacere. Ci sono descrizioni toponomastiche di Roma, per cui Roma poi diventerà quel romanzo, cioè il piacere diventerà quel romanzo di Roma che avrà prolungamenti per tutto il Novecento. Non so, pensiamo all'Egoisti di Tozzi, al Trono dei Poveri di Mario Moretti, dove addirittura il piacere viene indicato come una sorta di guida turistica per guidare il Fogliani, il Marino Fogliani che viene da San Marino, la provincia, no, a Roma. Ma pensiamo anche ben addentro al Novecento a Paolo il Caldo di Brancati, no? La sua esperienza romana che è proprio ispirata, chiaramente ispirata al piacere, lo dice proprio Brancati, no? Di D'Annunzio. È descrizione d'ambienti, è descrizione d'ambienti nuovi per il lettore italiano, l'ambiente delle ambasciate, per esempio, no? Quando mai si era parlato di ambasciate, di ambasciatori, no? Di questa gente che viene dal Giappone, dal Guatemala, questi ministri. Vengono descritte aste di beneficenza, eventi mondani, no? È quasi un anticipo di quel generone romano che ci ha fatto vedere Sorrentino nella Grande Bellezza, no? Tra l'altro la Grande Bellezza, secondo me, è un film che si ispira moltissimo ad D'Annunzio, anche parlando di Roma proprio, qui arriviamo anche nel nostro millennio. Descrizione di oggetti preziosi, descrizione di psicologie soprattutto, è stato molto molto puntuale Gibellini a ricordare questa attenzione psicologica, perché in realtà la preoccupazione psicologica è quella che anima tutti i romanzi d'Annunziani. Ecco, ma se noi invece leggiamo qualsiasi introduzione, un
un'antologia scolastica, sembra invece la preoccupazione di D'Annunzio sia quella estetica, sia quella superomistica, sia quella in sostanza decadentistica sempre. Ma nel piacere ci sono tante cose, ci sono citazioni da Schopenhauer, dal terzo mondo come volontà e rappresentazione, c'è quel richiamo al mondo orientale che è proprio preso da Schopenhauer, tra l'altro, all'Upanishad, no? La grande parola vivente sei tu. Tra l'altro, guardate, è una cosa che sembra presa e messa lì, ma in questo passo millenario, ripreso da Schopenhauer, ripeto, e da Schopenhauer poi passa nel piacere di D'Annunzio, si parla della connessione dell'individuo con tutto l'universo, cioè un tema attualissimo portato avanti anche per via dei fini commerciali dalle dottrine New Age, per esempio, oggi, no? Il tema della connessione. Cioè, ci sono tutte queste cose, ma c'è anche la goliardia, per esempio, una cosa che poi scomparirà dagli altri romanzi, no? Quando si trova tra le etere, no? Sperelli fa quelle battute virgiliane, no? Non so se posso ricordarne qualcuna, ma prima con Arbasino forse abbiamo aperto il canale, Rare Nates, cum gurgit vasto, questa è una delle facezie che viene detta, no? Questa goliardia poi ovviamente, si tratta ancora di romanzi D'Annunzio giovane, sparirà poi nei romanzi successivi, molto più seriosi in questo. Ma soprattutto, ecco, una cosa io vorrei puntualizzare, sembra quasi che, è vero che D'Annunzio gioca biograficamente, autobiograficamente col personaggio di Sperelli, però cerchiamo anche di non confondere troppo le acque, un conto rimane sempre il personaggio e un conto l'autore. Che poi l'autore abbia messo molto di sé nel personaggio va bene, però un'identificazione totale tra autore e personaggio, secondo me, è sempre sbagliata, sempre. Perché di fatto non ci può essere, non è così comunque nei fatti. Non è. E comunque anche un autore che rappresentasse se stesso nel personaggio non dirà mai tutto se stesso, non potrà mai dire tutto se stesso, e per cui è sempre qualcosa di differente. Allora, nel piacere non c'è l'esaltazione di Andrea Sperelli, non c'è nemmeno l'apologia, come dice Paolo Giovannetti nel suo libro sul decadentismo, di Andrea Sperelli. Allora, nel piacere c'è la sconfitta di Andrea Sperelli. La sconfitta. Questo è un personaggio perdente. Questo è un personaggio che non riesce a fare quello che ha in mente. E lo vediamo da tante cose. Lo vediamo. Lo vediamo perché soprattutto fa quella, cioè gli riesce quel nome, no? Mentre nel momento l'estasi suprema con Maria gli esce il nome di quell'altra. Voglio dire, ecco, questo sarebbe il personaggio superiore, superuomo di cosa. Questo, cioè, se uno è super in qualcosa non fa una gaffe del genere o immediatamente decade da questa sua presunta superiorità, no? Mi sembra una cosa abbastanza meschina, no? Troppo meschina per essere attribuita a un personaggio idealizzato in qualsiasi maniera. Ma, dunque viene poi abbandonato anche da Maria, ma viene sottoposto alla tortura di dover assistere impotente alle manie pornografiche del marito di Elena, viene umiliato dalla stessa Elena, alla quale poi quando si vede Andrea Sperelli in ginocchio, dopo averlo, per la verità, lusingato un pochino, cioè di aversi messo un po' del suo, gli dice: farò dare da mio marito 20 franchi, uscendo di qui potete soddisfarvi. Cioè, il piacere è anche queste cose, molto, molto così, molto, molto franche, molto, molto dure. Sì, sto chiudendo. Basterebbe la scena finale poi del piacere, in cui vediamo l'ennesima, l'ultima asta, anzi, del romanzo, l'asta dei mobili del ministro del Guatemala, no? Marito di Maria Ferres, a cui interviene Andrea, e quando arrivano i suoi amici gaudenti, cioè che rappresentano un pochino quello che lui era prima, non è che Andrea si unisce a loro, Andrea, lo sconfitto, si vergogna, si nasconde, e vi faccio notare proprio le ultimissime righe del romanzo, quando
Andrea ritorna a casa sua a Palazzo Zuccari e deve seguire lentamente questo armadio, che sale, prima di lui portato dai facchini, che quasi sembra l'ostacolo che si frappone a lui, cioè alle sue aspirazioni, quasi. Dunque, io avrei da dirvi migliaia di altre cose, ma prima di concludere ne dico solo una, perché ha a che fare proprio con il trattamento informatico. Ci sono tanti materiali su internet, spesso gli studenti vi ricorrono. Io ne segnalo una che è stata concepita qua in Lombardia, purtroppo. Nel sito attuttascuola.it/ilpiacere2 voi potete trovare un video di un signore, non dico il nome per pietà, insomma il video che parla del piacere. Sotto c'è a grandi caratteri scritto Gabriele D'Annunzio, di l'autore che non cito, sempre per misericordia. Vita inizia così, potete andare a vederlo. Gaetano Rapagnetta nasce a Prato il 12 marzo 1863. Allora, attenzione, perché se internet, se i nuovi strumenti tecnologici devono servire per veicolare, scusate il bruttissimo verbo, per trasmettere, diciamo, contenuti di questo tipo, con D'Annunzio che diventa un Gaetano addirittura, questa è la vecchia diseria primo novecentesca, poi Rapagnetta, torniamo sempre lì, che nasce addirittura a Prato, dove ha fatto invece il Cicognini, come sappiamo tutti. Mi raccomando, attenzione, perché poi internet va veramente nelle case di tutti, dove magari nemmeno entravano i libri prima. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ho sforato, ma solo di 2 minuti mi pare. Grazie per l'attenzione. Allora. Grazie per questi spunti che ci hanno fatto proprio entrare a gustare il piacere, quindi grazie al professor Zollino e grazie anche al professor Gibellini e professor Cappello. E inviterei quindi a salire i nostri ultimi 3 relatori che ci fanno proprio cominciare a guardare dentro questo accostamento tra letteratura e digital studies, che sono il professor Fabio Ciotti, il professor Marcello Esposito e il professor Marco Dotti. Ringrazio comunque, questo convegno è stato detto di me, ma ovviamente la trama è tessuta anche dal professor Angelo Piero Cappello, a cui va il merito dell'organizzazione di questo convegno. Ringrazio nell'occasione anche i volontari dell'Associazione L'Impronta, che è quella che promuove la microeditoria, che oggi sono presenti e hanno collaborato alla realizzazione, quindi Paolo Festa, il presidente, Stella Bosetti, Erika Paruta e Maria Mambretti. Questi esperimenti, da questo percorso, come vi dicevo prima, è nato questo libro Matematica della letteratura e in autunno uscirà la nuova edizione Burr del piacere di D'Annunzio, a cura di Angelo Piero Cappello, che in appendice riporta proprio gli esiti dello studio sul piacere dei professori Esposito e Dotti. Entriamo proprio nel cuore di questa analisi con il professor Fabio Ciotti, che è docente di teoria e critica computazionale all'Università di Tor Vergata, è uno dei massimi esperti nazionali di Digital Humanities, insieme a Gino Roncaglia, con cui ha firmato diversi testi che da diversi anni sono un punto di riferimento in materia. È stato presidente fondatore dell'associazione italiana che si occupa di Digital Humanities ed è attualmente presidente del comitato esecutivo dell'European Association of Digital Humanities. Il suo intervento ha come titolo Macchine per leggere, matematica e computer per capire la letteratura. A lui la parola, grazie. Bene, grazie. Ovviamente mi associo a tutti i ringraziamenti per l'invito, per l'ospitalità in questo splendido contesto, peraltro in una sala veramente bellissima. Il microfono, perché mi sa che... È acceso. Più vicino. Uh.
Dunque, io ho qualche slide, in realtà ne ho fin troppe, per cui poi non le seguiremo tutte, anche perché non potendo controllare direttamente la sequenza diventerebbe veramente impossibile fare una noiosissima lezione come quella che faccio ai miei studenti, cercando di insegnare la matematica prima di poter parlare di teoria della letteratura e poi anche di computer. Dunque, il titolo si intitola Macchine per leggere, dove la parola macchine è molto importante, perché va intesa non nel senso comune con cui noi la intendiamo, cioè l'idea di un dispositivo, un attrezzo che funziona, ma in quanto dispositivo astratto, automatico, no? Per cui ciò che ci interessa delle macchine e i computer, questo sono, indipendentemente da come vengano costruiti, siano essi composti di pulegge e rotori meccanici come la famosa macchina analitica di Babbage, siano essi composti di circuiti elettronici basati sul silicio, siano essi composti di invece strutture quantiche come stanno attualmente cercando di sviluppare, in parte sono già implementate. In realtà tutti questi oggetti condividono un modello logico che è quello che ci interessa, macchina in quanto dispositivo in grado di eseguire dei compiti automatici di elaborazione di strutture simboliche, no? E queste sono le macchine che più hanno interessato la mia storia, ma soprattutto quelli che mi hanno insegnato, mi hanno avvicinato al mondo dell'informatica e poi mi hanno fatto ritornare anche al mondo della matematica. Io ho iniziato i miei studi passando poi subito di facoltà perché mi ero innamorato della letteratura, in questo caso di Rimbaud, e siamo in un'epoca, in un periodo e in una temperia culturale che non è dissimile a quella d'Annunziana. Ho iniziato studiando fisica e in realtà per tutta la mia carriera scolastica avevo deciso di essere un astrofisico, questa era la mia cosa. Poi ho fatto l'esame di analisi matematica, dopodiché ho deciso che mi interessava la letteratura e mi sono spostato. Poi però sono in qualche modo ritornato un po' con il computer e un po' recentemente con la matematica, che è fondamentale. E dunque matematica, sì, purtroppo non funziona molto il... che sono i due termini della questione, per cui tra l'altro ritengo veramente molto azzeccato la scelta del titolo del volumetto a cui ho contribuito, perché ciò che conta in tutta questa idea di macchina non è tanto appunto la componente ingegneristica, anzi è assolutamente irrilevante ai nostri fini, ma appunto la componente logico-matematica. Ora, ho iniziato il mio saggio sul libro con una parafrasi una parodia di un incipit di un romanzo famosissimo, credo che tutti quanti lo riconoscete, dicendo che appunto è cosa nota universalmente riconosciuta che uno studioso in possesso di un solido patrimonio di conoscenza della letteratura debba rifuggire dal commercio con la matematica e la sua moderna incarnazione, aggiungerei oggi diabolica, in forma di macchine digitali. E questo è l'atteggiamento mentale giovani, già nelle scuole, mia figlia ne è un esempio, lei ha scelto di fare il liceo artistico perché è il luogo in cui c'era meno matematica possibile, tra l'altro andando male anche il liceo artistico in matematica, ma perché? Ci sono vari motivi, insomma. C'è appunto una confusione, c'è il modo in cui la matematica viene insegnata nelle scuole, c'è soprattutto il fatto che spesso si insegna una matematica che ci aiuta poco a capire il mondo. Per esempio, mi sono sempre chiesto perché al liceo scientifico ancora oggi si debba fare così tanto calcolo, cioè geometria analitica, fino ad arrivare al teorema dell'integrazione, che è fondamentale, ma è fondamentale per delle applicazioni molto avanzate, e non si faccia una giornata di studio sulla teoria della probabilità, che è ciò che ci permette di capire la realtà attuale. Cioè, gran parte dei frenti, oltre ovviamente all'ignoranza, al rifugio in mondi, in paradisi artificiali ideologici di diverso tipo, ciò che non ci ha permesso a gran parte delle persone di capire cosa sta succedendo durante la pandemia e permesso di sentire delle cose le più varie e più astruse, è perché non abbiamo la minima conoscenza del calcolo delle probabilità, che purtroppo è anche intuitivo, per cui perché bisogna studiarlo. E per cui è un po' anche questo il problema del nostro rapporto con la matematica. Dopodiché gli studenti arrivano all'università e da un po' di anni incontrano molto spesso l'informatica in varie forme, no? Nei curricula triennali e magistrali l'informatica c'è entrata, vuoi perché le tabelle ministeriali l'hanno imposto, vuoi perché c'è un genuino interesse verso questo nuovo mondo. Ma allora che cosa vuol dire questo incontro?
L'etichetta che si usa oggi è Digital Humanities, che è un'etichetta anglofona impossibile da tradurre, per cui in modo sensato o in modo grammaticalmente corretto, per cui l'abbiamo, come tanti altri anglismi, l'abbiamo ereditata anche noi in contesto italiano. No? Ed è non è una disciplina, sia ben chiaro, non si può parlare di disciplina, si può parlare di un campo di studio molto ampio, diversificato, che ha avuto negli ultimi 20 anni un'esplosione di interesse enorme negli Stati Uniti in primo luogo, ma in Germania solamente negli ultimi 10 anni molti miei trentenni colleghi all'epoca giovani sono diventati professor, full professor, no? Di Digital Humanities in centri importanti, in università importanti, no? E la differenza sostanziale, qua prima si parlava dei ritardi dell'università italiana rispetto della cultura italiana, la differenza sostanziale è che prese poi loro un anno i settori disciplinari, come li abbiamo noi, che è uno dei limiti più drammatici del nostro sistema universitario, peraltro in parte voluto dallo stesso sistema universitario. Per cui ovviamente se uno ha un settore disciplinare definito per legge, e chiaramente ogni nuovo ambito di studi che può essere interdisciplinare o completamente innovativo non sarà mai una disciplina prima che passino 30 anni, 40 anni. Nel frattempo ovviamente si perde la spinta dell'innovazione. Dunque è un campo molto ampio in cui si trovano chi si occupa di archeologia punica, chi di letteratura copta, uno dei miei maestri indiretti, Tito Orlandi, veniva appunto dagli studi copti, chi si occupa di letteratura, nasco come contemporaneista, poi mi sono spostato sulla teoria, chi si occupa poi di storia, ovviamente, eccetera, eccetera. E ovviamente è difficile trovare qualcosa che li metta insieme dal punto di vista dell'oggetto del dominio della ricerca, di alcuni assunti metodologici e anche dei metodi e dei protocolli di ricerca. Ciò che li tiene insieme in realtà è una attenzione a questo oggetto che è il digitale e soprattutto il computazionale, perché il digitale riguarda il livello della rappresentazione, mentre il computazionale riguarda il livello della agire manipolando questi simboli per ottenere nuova conoscenza o nuova informazione. Qua si potrebbe discutere a lungo su cosa sia conoscenza e informazione. E io uso spesso questa rappresentazione metaforica in forma di galassia, in cui appunto le digital humanities sono una galassia multidisciplinare in cui c'è un nucleo che io riconosco, un nucleo quasi disciplinare o disciplinare autonomo, che è un nucleo fondamentalmente metodologico. Nell'ambito umanistico, soprattutto in Italia, la metodologia è sempre stata ritenuta un orpello inutile e fastidioso. Ad esempio nelle scienze sociali c'è già invece una maggiore attenzione, c'è anche una disciplina che si chiama metodologia della ricerca sociale. Io direi che digital humanities sarebbero una cosa del genere o dovrebbero collocarsi in quel contesto. Poi c'è un disco in cui si collocano tutte quante le varie applicazioni consapevoli dei metodi digitali nella storiografia, nell'archeologia, nell'antropologia, che siamo ai livelli di confine probabilmente, nelle varie letterature ovviamente nazionali, eccetera eccetera, e dove si utilizzano i metodi ma non come strumenti, perché questa qua, io mi ricordo la prima volta che parlai con Pasquale Stoppelli, autore di uno degli strumenti di informatica umanistica più importanti e più noti, la LIZ. Aveva sempre questo atteggiamento sussiegoso, per cui vabbè, ma questa in realtà per noi è solamente un utile strumento che ci fa fare più velocemente le cose che avrebbe fatto il neolaureato a cui avrei affidato le fotocopie. Pasquale Stoppelli è poi diventato un amico, anche se mi sono più volte incontrato e scontrato dialetticamente con lui, però questo atteggiamento è proprio l'atteggiamento errato, l'atteggiamento che non ci fa capire le potenzialità di innovazione interne al metodo. E che cosa vuol dire? Qua andiamo avanti velocemente, però, perché altrimenti appunto siamo già fuori dai tempi. Vuol dire che è qualcosa che i miei maestri avevano già intuito quando nasce, sì, un po' più, io purtroppo non posso guardare avanti e indietro, un po' più avanti, no, troppo, ecco. I miei maestri avevano intuito qualche anno fa, perché il rapporto da digitale, computazionale e studi umanistici in Italia ha una tradizione lunghissima, peraltro la Vulgata vuole che nasca in Italia, no? Padre Busa, nonostante fosse un gesuita, dunque in realtà cittadino di un mondo, e anche non solo di un mondo terreno, ma anche ultraterreno, però era italiano, ha lavorato in Italia, a Gallarate, il suo laboratorio, e iniziò il primo progetto di Busa sull'Index Homisticus, ovvero
la costruzione dell'indice del lessico di San Tommaso, fu concepito nel 46-47. Parliamo di un'epoca in cui i primi computer erano appena digitali moderni, perché in realtà poi di computer sono stati fatti molti in tempi diversi, con alcune ovviamente lontane allusioni al modo in cui funzionano oggi, ma comunque erano appena stati progettati. L'EDVAC non era nemmeno stato costruito quando Padre Busa cominciò a pensare questa cosa. Però poi la tradizione, insomma, è proseguita e devo dire, a Roma ha avuto due tra i suoi più importanti rappresentanti: uno Tito Orlandi, che è un po' il decano dell'informatica umanistica italiana, e che appunto in un lavoro scritto alla fine degli anni Ottanta, ma già da anni stava lavorando, diceva: il rapporto tra informatica e decisioni umanistiche si può esprimere nella questione se vi sia un modo informatico di vedere anche le discipline umanistiche, che si differenzia a seconda delle discipline, e dunque in questo caso rappresenta l'oggetto di questa disciplina, ma che rimane unitario nel modo di considerarlo. Il modo informatico prevede la formalizzazione dei dati e delle procedure. Formalizzare è un termine molto complicato, si può pensare a lungo, non significa solamente utilizzare macchine formali, significa avere una struttura assiologica dietro, ma insomma. La cosa importante è non usare i computer, no? Io ho visto nella mia breve carriera di informatico umanistica le macchine X86 senza l'hard disk, no? Dove metti due floppy, e oggi utilizzo questo, che probabilmente ha più potenza computazionale di tutti quanti i computer che ho avuto messi insieme nella mia vita. Ma non è quello il problema è appunto i metodi, no? e gli algoritmi. E questo approccio metodologico dell'informatica umanistica italiana è stato quello da cui io vengo. Poi Giuseppe Gigliotti è stato il mio, diciamo, amico, purtroppo scomparso molto prematuramente, e maestro, ha traslato questo approccio anche nella critica letteraria, che è un po' un oggetto di lezione. Ma perché? Perché il testo letterario è fatto di linguaggio, e come ci ricordava prima Bruno Guerra, il linguaggio si può, e qui uso molte virgolette, si presta a essere trattato con metodi computazionali, no? Chomsky 60 anni fa aveva pensato a un trattamento di un certo tipo, che per 30 anni ha dominato la linguistica teorica. Oggi si pensa a un altro tipo di trattamento, che è quello che poi vediamo alla base di macchine che sono state in parte citate, fino al famoso GPT-3, che è straordinariamente in grado di scrivere un articolo che sembra in parte scritto da un essere umano. In realtà ci sono molte problematiche ancora dietro, però appunto abbiamo a che fare con metodi che sono in grado di almeno a un livello pratico, di fare cose straordinarie. Ora, tutto ciò, e andiamo avanti, ha permesso l'emergere di un approccio che io chiamerei computational quantitative, dove le parentesi forse andrebbero in parte eliminate, literary studies, che fa parte di un più ampio ambito che sono i digital literary studies, dove c'è la filologia computazionale. Io nasco non come filologo, ma ho lungo lavorato sul problema della rappresentazione del testo, e dunque il problema di come fare un'edizione digitale, no? Poi oggi i colleghi ben più capaci di me in ambito filologico hanno in Italia e nel mondo hanno portato avanti questo dominio, che è diventato quasi, diciamo, established, no? Quasi stabilizzato, no? Oggi le edizioni critiche fondamentalmente si possono fare sul digitale, e sono a detta di importanti, parliamo di Schillingsburg McGann, no? Hanno riconosciuto che è molto meglio fare un'edizione critica in formato digitale che in formato cartaceo, per 10.000 motivi che non sto qui a declinare. Ma invece, per quanto riguarda gli studi critici, cosa è successo? Ora, è successo che appunto da lungo tempo si sa che possiamo trattare il linguaggio come un oggetto che è misurabile, quantificabile, e dunque c'è una lunga tradizione di approcci all'analisi quantitativa dello stile, ad esempio, no? Che risale fino alla fine degli anni 60, e che ha avuto alcuni campioni soprattutto in alcuni studiosi nordamericani e francesi come Paul Fortier, come Barrows, vivente, importante, uno dei maggiori esperti di Shakespeare, Hugh Craig, no? Però in realtà per lungo tempo questi studi sono stati considerati di nicchia e soprattutto disdegnati dalla critica mainstream. Quando è che cambia radicalmente la scena e la critica computazionale diventa parte del mainstream? Quando un
critico e storico della letteratura italiana, si inventa un'etichetta. Che è distant reading, e il personaggio in questione è Franco Moretti. Uno dei maggiori studiosi del romanzo europeo e non solo italiano, oltre che appunto poi critico letterario, no? L'etichetta distant reading è un'etichetta che ha un successo, e dobbiamo riconoscere a Moretti una capacità anche inventiva dal punto di vista terminologico notevole, enorme, per varie ragioni. Ma da quel momento, intanto per il fatto che un critico, un critico importante che lavora a Stanford, che è uno dei templi dell'università nordamericana, fa questa cosa, è chiaro che ha un impatto molto importante. E nasce una vera scuola, no? Questi sono quattro libri usciti nell'ultimo decennio di colleghi nordamericani. Il primo ovviamente è una sillogia dei lavori di Moretti, che è eponima, Distant Reading, in cui c'è il famoso saggio in cui per la prima volta compare l'etichetta. Poi ci sono lavori scritti da Andrew Paper, da Underwood e da Matthew Joker, che peraltro è stato uno dei primi collaboratori di Moretti a Stanford, e che in realtà era la vera anima informatica, perché Moretti in realtà non ha ancora oggi, lo dice lui stesso, competenze operative dirette. Joker è stato il suo primo ispiratore e anche attuatore, no? Con metodi completi. Ma perché c'è questo grande cambiamento? Ora, intanto Moretti ovviamente è qui, andrei avanti con la famosa citazione presa dal suo Conjectures on World Literature. Moretti dice, guardate bene, se noi vogliamo prendere sul serio alcune idee che sono già in circolazione, io direi Moretti vorrebbe essere inserito più che tra gli storici della letteratura, tra i comparatisti, perché è sicuramente più orientato verso un comparatismo ma intelligente. No, però, per esempio, se noi vogliamo prendere il concetto di letteratura mondo, letteratura mondiale, concetto che sta in circolazione da Goethe, ma anche l'idea di poter studiare fenomeni macro della letteratura, noi non possiamo far finta di tralasciare tutto quello che è stato scritto e letto nel tempo. No? Per cui, diciamo, a questo punto ci troviamo di fronte a una quantità enorme di testi che è impossibile leggere fisicamente, no? E l'unico modo per poterli trattare è guardarli da lontano. Lui usa poi un termine più attenuativo, c'è anche un saggio in cui racconta un po' i vari ripensamenti a cui è andato incontro e ha di nuovo introdotto il concetto di reading, no? Lettura. In realtà appunto non è una lettura, no? Però comunque dice guardare da lontano, perché questo è l'unico modo per poter capire delle cose della letteratura che altrimenti non saremmo in grado di vedere. E lui fa degli esempi che sono abbastanza intuitivi, no? Gli artefatti formali, stilistici, la tematologia, no? Il sistema dei generi. E chiude con una frase ovviamente estremamente molto, molto provocatoria, che fa parte del suo carattere, cioè, ma se tra il grande e il piccolo dobbiamo perdere qualche cosa, cioè il testo, ma in realtà qua è molto provocatorio, è uno dei casi in cui noi possiamo dire che meno è di più, cioè qualcosa, perdere qualcosa ci fa guadagnare qualcosa. Ora, è chiaro che questa idea era molto provocatoria e che Moretti l'ha fatto apposta a essere così provocatorio, però la sua intuizione era che in effetti ci sono diversi modi di guardare alla realtà del letterario. Un modo, ed è sacrosanto, è quello che abbiamo anche ascoltato poco fa, no? La lettura profonda e l'interpretazione. E qui per l'età ne finiamo, perché altrimenti è quello che è il close reading, no? Quello che si è inventato Richards negli anni 30, che poi i New Critics americani, Bursley and Company, hanno istituito quasi come metodo, non solo metodo critico, metodo didattico, no? In America si fa il close reading proprio come disciplina, bisogna leggere i 30 romanzi fondativi della cultura americana, e anche se fa ingegneria li devi fare. Da noi la lettura, l'analisi e il test è qualcosa che abbiamo imparato a fare e che i colleghi che stanno nelle scuole continuano a far fare, giustamente, no? Addirittura in alcuni casi dalle elementari, ma insomma dalle medie, e poi nelle scuole secondarie di secondo grado, come si dice oggi. Sì.
Ora invece, dice Moretti, noi qua possiamo vedere delle cose solamente guardando da lontano, ma come possiamo guardare da lontano? E qui rientra la matematica e il computer, perché la base metodologica di questi approcci sono poi lo studio dei testi mediante un approccio che fondamentalmente statistico e probabilistico, e dunque quantitativo, e poi computazionale, in quanto non siamo in grado di effettuare manualmente questo tipo di calcoli. E l'incontro qui è stato fecondo con un momento di passaggio storico nella storia dell'informatica, perché quando Moretti scrive questa cosa erano i primi tempi in cui cominciavano a svilupparsi nuovi metodi di text e data mining, metodi che poi sono stati anche ampiamente utilizzati nell'ambito delle scienze umane, scienze letterarie, e si è cominciato a parlare di big data e di quella che è stata felicemente battezzata cultural analytics, cioè un approccio di analisi dei fenomeni culturali basato sullo studio matematico degli artefatti culturali e delle loro proprietà. Ora, i testi ovviamente si prestano molto più facilmente a essere studiati in questo modo, perché sono composti da strutture simboliche che si possono intanto classificare in modo abbastanza semplice, in prima istanza, o in modo più complesso, ma almeno parzialmente computazionale, almeno agibile in modo computazionale, no? Per cui noi possiamo identificare, ad esempio, i segmenti base del testo, che sono le parole, e le possiamo classificare in quanto possiamo facilmente estrarre tutte le parole identiche a se stesse, no? Dopodiché noi desidereremmo anche riportarle alle classi astratte, quelle del vocabolario, i lemmi, cosa che non è banale, no? Ma non sempre è necessaria. Ci si è accorti che in realtà, per andare a studiare il tessuto, no, del testo, potremmo anche accontentarci di questo, di questa base. Quello che succede però è che l'interesse vero che ci danno questi metodi non è tanto quando è solo se studiamo un singolo testo, ma se mettiamo insieme tanti testi, tante decine, centinaia, potenzialmente migliaia di testi. Perché qui possiamo guardare da lontano un intero fenomeno storico-culturale. Possiamo capire veramente che cosa vuol dire la transizione dal realismo al modernismo. Prima parlavamo giustamente della inappropriatezza della categoria del decadentismo. Per fortuna la critica italiana negli ultimi anni ha cercato di riportare anche in ambito di studi italiani la categoria del modernismo, che è una categoria criticabile come tutte, ma comunque sicuramente meno pericolosa quanto quella di decadentismo, simbolismo, eccetera, eccetera, che in realtà segmenta solamente microsezioni di un fenomeno culturale ben più ampio e complesso, che è una transizione che va da una fase storica dell'Ottocento al Novecento. Ora, che cosa succede nella letteratura, ma poi nella cultura in quella transizione? No, possiamo capirlo leggendo solamente Svevo, il piacere? No, dobbiamo cercare di metterci anche Liala, anche Salgari. Questo dice Moretti, e giustamente dobbiamo metterci dentro anche quelli che sono stati dimenticati, perché tutto quello era il grande non letto oggi, ma letto all'epoca, e quello ha influenzato, no, i processi culturali. Per cui la sua idea è fondamentalmente questa. Ora, uno può domandarsi che tipo di conoscenza possiamo estrarre da questi approcci. Dove va a finire l'interpretazione? L'interpretazione, allora, il mio parere, almeno la mia idea, e quello che ho maturato avendo praticato anche molte sperimentazioni con questi metodi, è che dobbiamo accettare una sorta di separazione di piani. No, continua a esserci la critica letteraria interpretazionale, quella che legge il testo e lo interpreta, dove l'elemento del giudizio estetico, per esempio, è fondamentale. No? Noi leggiamo ciò che ci piace, ciò che non ci piace lo smontiamo anche in base al fatto che ci piace meno, no? Anche nel singolo testo, no? Tendiamo, purtroppo, forse vorremmo dire, essere ancora crociani. In base ai nostri assunti culturali, il critico letterario è un lettore, no, potenziato, che esprime ciò che lui ha pensato durante la lettura. Poi ovviamente possiamo usare il metodo, no? Umberto Eco, nel famoso com'era l'interpretazione, sovrainterpretazione, sì, ci dà un'idea di cosa vuol dire fare una lettura semiotica del testo, che significa cercare di vedere i metodi interni, no? Altri metodi possono essere usati, ma questo non conta molto, insomma, questo rimarrà. E poi c'è il livello del macro studio, no? Secondo me qua siamo a un livello in cui noi andiamo a studiare la lettura come macro fenomeno che si inserisce nel contesto dei sistemi culturali più complessi e che ci permette di capire un'altra scala della letteratura, come funziona, come influisce nella storia, nella dimensione sociale,
E credo che l'orizzonte teorico su cui potremmo far leva sia molto più probabilmente un orizzonte teorico che non è più solo quello della teoria letteraria da cui io stesso provengo, ma quello di una ibridazione con gli approcci recentemente anche arrivati all'interesse degli studiosi in Italia, che sono di tipo o cognitivo o di cultural evolution nell'ambito degli studi culturali. Insomma, ci sono usciti dei libri recentemente di importanti studiosi, colleghi anche del mio gruppo disciplinare, che hanno cercato di Cometa, per esempio il libro di Cometa Calabresi, no, che hanno cercato di vedere questi punti. Ecco, io troverei a questo il punto di contatto teorico forse più interessante. Dunque, due livelli che in parte possono anche ricongiungersi, no, in taluni punti, in taluni momenti, ma che identificano una speciazione, no, per usare un termine linguistico, nuova negli studi del fatto, del fenomeno letterario. E chiudo veramente, mi prendo un minuto in più per dire, io credo anche fondamentalmente che tutto ciò sia fondamentale per il futuro degli studi letterari, della disciplina. Cioè, noi non per quanto possiamo rivendicare un diritto divino o comunque superno essere detentori di un ambito culturale di conoscenze che serve a formare lo spirito umano, l'uomo, la coscienza critica, la capacità critica, in realtà non abbiamo nessuna garanzia che questi studi possano permanere in quanto tali in un sistema sociale che va verso un'evoluzione del tutto diversa, no? Ed è inutile rivendicarli in quanto tale, bisogna sapersi misurare con il presente, no? E sapersi misurare significa sapersi venire a patti anche con il presente, in parte. No, per cui capire quali sono le evoluzioni delle conoscenze, capire che la tendenza verso una sinergia, non parlo di unificazione, e non delle due culture, perché le culture sono tante, cioè le scienze fisiche, le scienze biologiche e i loro pezzi interni sono anche tra loro in contraddizione o comunque non completamente convergenti, per cui bisogna essere sinergici andando verso questi studi, capire che possiamo dare un contributo nel capire la realtà se siamo capaci però di misurarsi con gli strumenti e metodi che ci permettono di capire la realtà, altrimenti piano piano potremmo anche essere relegati a un ruolo minore, e questo credo che sia un po' una sfida storica a cui dobbiamo approntarci. Grazie e mi scuso per la lunghezza, ma c'erano molte cose da dire. È vero. Sì, è vero, un intervento molto molto denso, denso di spunti, denso di prospettiva, anche di storia, per cui questi studi vengono da lontano e vengono da lontano, però per la prima volta sono stati applicati al piacere di Gabriele D'Annunzio dai professori Marco Dotti e Marcello Esposito. Veniamo quindi all'appuntamento di chiusura, ma che anche in realtà è quello che ha ispirato questo percorso, Digital Studies e Network Analysis applicati al piacere di Gabriele D'Annunzio. Il professor Marco Dotti insegna professioni dell'editoria all'Università di Pavia, ma ha scritto saggi anche su Antonin Artaud, Jean Genet, Jean Cocteau, è specializzato in etica pubblica e nuove tecnologie, fa parte della redazione del mensile Vita. Nel 2011 è stato tra i fondatori del movimento No Slot, che ha portato poi a tutta una serie di azioni contro il gioco d'azzardo, che poi hanno generato anche dei libri di cui appunto Marco Dotti è autore, Slot City, Il calcolo dei dadi, Ludocrazia, insieme a Marcello Esposito. E si è occupato di analisi fra antropologia culturale ed etica sociale. E presento anche Marcello Esposito perché il loro sarà un intervento unitario, che è docente di International Financial Markets presso l'Università Luc di Castellanza e riveste ruoli di responsabilità in importanti società finanziarie, è editorialista della Repubblica. Nel 2016 è stato nominato fra gli esperti economici della Presidenza del Consiglio. Unisce una grande competenza informatica finanziaria, anche una forte carica etica e credo ecco che questa carica etica sia proprio all'interno di questo progetto, perché hanno affiancato i ragazzi e i docenti nell'analisi svolta con Chiari Index proprio nell'obiettivo di trovare nuovi strumenti per avvicinare i ragazzi, oltre con qual piacere insomma di riuscire ad applicare questi strumenti alla letteratura italiana. Grazie per tutto quello che ci avete fatto vivere insieme, a voi la parola. Grazie Daniela, no. Si scopre di aver fatto un sacco di cose,
come diceva Brewster, citato da Renzi, non da Renzi, l'io forse è solo un avverbio di luogo, no? E, cioè, noi ci siamo buttati in questo progetto come ci eravamo buttati anni fa nel progetto di decostruzione sociale, semantica e culturale del gioco d'azzardo, approcciandolo dall'interno per una dimensione, diciamo, di cultura civica diffusa. E per questo il dialogo per noi era essenzialmente puntando ai ragazzi, agli insegnanti, poi a queste sfaccettature, cioè come dice anche Moretti nel suo saggio, diventa una valanga, no? Poi uno non la controlla più. E, però il tema è quello lì, e vengo anche a quello che alle considerazioni effettivamente non solo giuste, condivisibili, ma molto stimolanti, lo state fatte questa mattina, in particolare anche quella del professor Gibellini. Perché che lettura è questa, no? Se l'approcciamo forse da questo punto di vista, di un dialogo, di un approccio proprio che i ragazzi in qualche modo dovrebbero avere con un testo, che non è un testo dato. Non è un testo dato per loro. Io faccio un esempio, parlo a braccio. L'altro giorno ero a Cuneo, sono andato in una libreria molto importante, di quelle fisiche, e alla voce D apostrofo, poi ho cercato anche la A, perché è un altro tema delle librerie fisiche, è che stranamente sbagliano spesso a posizionare, ho trovato Carlo Schmitt tra gli scrittori, anziché tra i filosofi e i giuristi, D'Annunzio non c'era. Era una libreria mainstream di una grande catena, c'era Davenia, con tutto il rispetto per Davenia, che è molto, però non c'era. E questo è un punto, primo punto. Allora, che piacere del testo, quando andavo a scuola dicevano, che piacere del testo vuoi avere se non leggi, se non inizi a leggere? Che piacere vuoi che ti tolga? Non ce l'hai perché non ci sei mai approcciato. Allora, da questo punto di vista, ha ragione il professor Gibellini di andare su altre dialettiche, però anche per noi le altre dialettiche in realtà non sono mai antagoniste, sono sempre in qualche modo integrate. Per questo ai due approccio delle due culture, ma anche all'approccio della terza cultura, che Keegan, che è uno studioso americano, aveva portato avanti, mi ha detto verso la quarta cultura, non sappiamo cos'è, però è qualcosa che si apre in una maniera un po' più ampia rispetto a una dimensione sia sincronica che diacronica del rapporto con i testi, perché il professore ci ha fatto vedere prima anche tutta la serie di errori interpretativi. Io ricordo anni fa, parlando con uno studioso di conservazione delle biblioteche, un personaggio un po' strano che si chiama Fernando Baez, che diceva attenzione alla digitalizzazione, perché voi digitalizzate, ma io il refugio, la macchia di colore, il font non la trovo, e di fatto mi cancelli la cultura, me la rendi tutta presente, tutta fruibile al presente, e quindi manca di quello spessore, manca di quella profondità, entra in un cronotopo diverso, che è quel cronotopo del digitale, in senso lato, con cui ci siamo sempre confrontati, quello che Gumpert, un altro critico, chiama l'ampio presente. Tutto è presente per non essere più presente, per essere tutto uguale, per non avere più una fisicità, ma anche per non avere più una densità, non avere più una storia, non avere più un sapore e perdere anche il piacere. Il libro, se parto dalla mia storia, dalla piccola biblioteca di provincia, è qualcosa contro cui sono inciampato, in cui sono inciampato, mi sono trovato lì, mi rompevo le scatole, mi annoiavo, mi sono trovato lì, ho trovato un libro, ho cominciato a guardare, a leggerlo, e all'inizio non ho provato molto piacere, probabilmente non ci ho capito manco nulla, però poi queste parole hanno cominciato a sedimentare, a diventare qualcos'altro, a diventare ricordo, emozione, e non a diventare solo storie che performano e che incantano. Oggi, per esempio, dicevate prima, c'è poca, tra virgolette, la storia è molto semplice del piacere. Sì, però se voi andate in un qualsiasi corso universitario, parauniversitario, di marketing, di tutto quello che volete, vi dicono dobbiamo lavorare sulle storie, dobbiamo lavorare sulle trame, dobbiamo veicolare le emozioni. E tutto il resto sparisce, è contesto superfluo. Allora invece, nell'approccio che abbiamo portato avanti, che è un approccio, se puoi andare un attimo, secondo slide, tanto veloce,
che è un approccio non accademico, ma proprio pragmatico, in cui si tentava una via di accesso a un testo attraverso la convocazione di quei saperi disponibili, insegnanti di matematica, insegnanti di informatica, insegnanti di lettere, studenti coinvolti quindi non solo per capire che cosa c'è nel testo di D'Annunzio o per imporre o per sviare la lettura, ma in qualche modo per capire anche che cos'è un algoritmo, il digitale, la matematica. Io sono uno che se fai uno più uno non so fare, per me fa tre. Per me fa 4, cioè non mi hanno insegnato le divisioni con due cifre in quarta elementare, quindi c'è un buco terribile. Ma non è questo il punto. Il punto è l'approccio con le cose che oggi manca. No? Vi ricordate quella cosa simpatica di Hermann Hesse nel gioco delle perle di vetro, che si apre? Ci siamo alla società del commento, dell'Elzeviro, della terza pagina, ci manca più la terza pagina, del commento sul commento sul commento, che ha una stratificazione importante, diventa importante, ma la cosa stessa dov'è? Non c'è più. La cosa stessa dov'è? Non c'è più. Allora, non deve essere questo approccio una cosa per far sparire la cosa stessa. Il libro, l'autore, le parole, tutto ciò che veicola, la storia, gli errori di interpretazione, o i refusi, come diceva Baez, no? O il colore della pagina. E non a caso, anche il professore prima diceva, chi digitalizza oggi i testi della letteratura italiana? Ma signori, non l'università italiana. Possiamo anche darglielo 1 miliardo di euro. Non hanno digitalizzato nulla. L'università americana, nulla ha digitalizzato, nulla. Chiacchiere. Allora, davanti a questa situazione, era importante un progetto di partecipazione civica per aprire la black box, come siamo capaci, come potevamo, ma non noi che veniamo a dire a voi come si apre la black box, voi, studenti, docenti. E questo era il progetto di aprire la scatola dell'algoritmo, altra parola magica, no? Dice, cosa vuol dire algoritmo? Mamma mia, l'algoritmo. Una volta la Commissione europea, c'erano tutti questi pontificavano sull'etica dell'algoritmo, dice cos'è l'algoritmo? E poi ti tirano fuori, è una disposizione di potere, basta, chiuso, è una disposizione di potere. Se non la sai smontare da dentro, allora la vedi come un costrutto magico. E veniamo al punto. Allora noi abbiamo cercato di applicare dei metodi quantitativi, matematici, di tipo numerico a documenti letterari. È uscito recentemente, scusate l'autore, non mi ricordo, mi pare si chiami Seber, da Treccani, un libro, sento a leggere, ed è interessante perché dice anche qui, abbiamo parlato prima di lettura, il famoso act of reading, è un altro tema che diamo per scontato, come se io arrivo lì, prendo un libro e lo leggo. Allora, mio cugino, insomma, spero non mi stia ascoltando, compra continuamente i libri, non faccio il nome di uno che fa le ricette, no? E dici, cavolo, ma per la statistica legge, no? Guarda le fotografie. L'atto di lettura è una cosa complessa. Oggi le scienze cognitive, ma anche questi tipi di approccio, ci mostrano la complessità. O Marianne Wolf, la studiosa che veniva citata prima, dice, noi siamo una mente che legge, e evolutivamente leggiamo, però è una competenza che va appresa, compresa, studiata. Allora, il tentativo molto semplice, molto umile, di andare dentro elementi di, utilizzando la data science, utilizzando l'analisi quantitativa, utilizzando la network analysis, banalmente, smontando l'algoritmo e dandolo in mano ai ragazzi, con le competenze che ci sono, con le dinamicità che ci sono, era anche un modo per fargli inciampare, in qualche modo, su quel piacere di D'Annunzio, come io ero inciampato nella biblioteca dell'Istituto Grazia Cossari di Orzinuovi, in cui non so chi, ma un genio aveva messo lì 50 libri, ma 50 libri che mi hanno modificato la vita. Siccome io non facevo religione perché avevo litigato col prete, mi mandavano in questa sala e diceva, cosa fai? Leggi. Che rottura. E ho cominciato a leggere. Ecco, questo era un modo per farli inciampare. Poi magari i ragazzi hanno capito qualcosa, un pochettino di D'Annunzio, poi è chiaro che lì ci manca l'altro pezzo, perché l'altro pezzo è il pezzo importante, fondamentale, strutturale, è l'umanesimo.
se no non siamo quello che siamo, di cui parlava il professor Gibellini prima, e però anche il pezzo da cui non possiamo più prescindere, questo tipo di cultura, perché altrimenti è l'algoritmo che ci sovrasta, altrimenti è quella cosa che diciamo, di cui parliamo solo quando parliamo di che cosa? Di crittografia, di controllo digitale, e siamo fruitori per cui, come dire, al massimo le istituzioni ci propongono una difesa passiva, come dicevamo con Marcello a Chiari, no? Ci propongono le norme sulla privacy, che sostanzialmente sono altri testi, per cui servirebbe anche, oltre al tempo, una competenza specifica per leggere anche quei testi e comprenderli, come dice Seber, perché non è solo la letteratura, cioè anche la matematica la insegno scrivendo dei testi con delle parole, e quindi devo, ma anche il diritto, anche tutta questa cosa. Allora, dentro questa cosa c'era un tentativo di, chiamiamolo così, di diffusione di una cultura civica, di cui la letteratura, per come la vediamo noi umilmente, è un pilastro, è un elemento portante. È piacere del testo, nel testo, sicuramente, ma anche piacere nello scoprire il testo. E molti di questi ragazzi devono scoprire letteralmente da zero, in questo caso un D'Annunzio, può essere... Ma quante persone la portano a conoscere Marino Moretti oggi? Capite? Cioè, non lo so. C'è stato un tempo in cui, non so, L'Outremont era venduto in tutte le librerie, adesso non sa manco chi è. Allora, davanti a questa cosa... Quindi il nostro progetto è stato un tentativo di, puoi andare avanti con le slide, di approcciare questo in un campo ancora indefinito, che io vi ho detto, algoritmi, analisi quantitativa, anche artificial intelligence, su cui stiamo lavorando, senza fare, senza fare i guru televisivi di questa cosa, ma semplicemente dando degli elementi e mettendo le mani nelle cose per come siamo capaci, per come siamo capaci. Se puoi andare avanti... vai un attimo sulle cose. Ecco, allora che cosa abbiamo fatto? Qui vengo un attimo al tema, andiamo sul concreto. Il primo approccio è, e abbiamo chiamato questo gruppo informale di lavoro Chiari Index, è un approccio a quello che è il tentativo di quello che gli inglesi chiamano readability, cioè la leggibilità. Oggi la leggibilità viene spesso declinata quando parliamo di burocrazia, di norme, di leggi, no? Cioè c'è l'Agenzia delle Entrate, ha dei software per la leggibilità. Io conosco una persona che inseriva i testi di Panella e Battisti, non so se avete presente, e nel momento in cui gli usciva leggibile, diceva, cavolo, gli diamo a Battisti perché così li può cantare. Ecco, quello era il software dell'Agenzia delle Entrate, un software in cui se inserisci, io mi illumino d'immenso di Ungaretti, ti esce non leggibile per un pubblico medio, ma se inserisci una circolare ministeriale ti esce leggibile. Cioè sembra solo lì il punto non è questo. Allora abbiamo iniziato a lavorare sugli indici di leggibilità, che purtroppo sono vecchi, perché sono tarati su contesti vecchi. 1948, date simboliche. 1948, padre Roberto Busa, quindi un gesuita, se ne va negli Stati Uniti alla IBM, perché decide di dover fare che cosa? L'index tomistico, cioè deve fare un po' quello che abbiamo fatto noi, tendenzialmente, un mega indice ricercabile con i computer di allora di tutti i termini, terminologie, concetti di Tommaso d'Aquino, quindi immaginate. Però il 48 è anche l'anno in cui un certo Rudolf Flash decide di elaborare una sua formula matematica molto semplice per tentare, attraverso il lavoro di lunghezza di sillabe, periodi, eccetera, eccetera, di quantificare al minimo il livello di leggibilità di un testo e di comprensione dall'altra parte. Chiaramente stiamo parlando di screening, tra virgolette, di massa, quindi ci sono sempre errori. Ecco, dal 48, quindi noi utilizziamo l'indice Flash, che nel 72 è stato adattato all'Italia, all'italiano, se lo sa si arrabbia, però sostanzialmente traducendo il suo libro in inglese, poi ritraducendo l'italiano, quindi è un po' sballato, da Roberto Vacca, che abbiamo avuto Chiari, e dall'ingegner Franchina, e un secondo indice, che è l'indice che si chiama Galpis, che negli anni 80, se non sbaglio nell'86, il gruppo, di questa volta linguisti, Tullio De Mauro, elaborò per cercare di capire la leggibilità, la
comprensione di un testo da parte del fruitore, quindi non solo da parte dell'emittente, no? Come vi ho detto prima. Oggi sono ancora questi due gli indici principali, quindi l'ambizione, ma è un'ambizione molto semplice, non è che però è irrealizzabile, sarebbe riuscire a ottenere altri indici più contestualizzati, perché questi indici, attenzione, noi li abbiamo applicati ad annunzio, però sono quelli che vengono utilizzati dai CEO su internet. Se un ragazzo poi dopo averlo, se un ragazzo va poi a lavorare per, che ne so, una ditta di informazione, di informatica, eccetera, gli dicono l'articolo devi scrivere così. Cioè, perché lo scrivo così? Perché l'ho messo dentro il CEO, cioè quella roba che ti dice che è leggibile. Chi ha un sito banalissimo su WordPress scarica un plugin e gli esce leggibilità dell'articolo che hai pubblicato, alta, media, bassa. Fanno così anche i quotidiani italiani, Media, no, devi metterla alta, quindi taglia aggettivi, taglia parole, accorcia gli e quindi ti esce, solitamente, però qual è il punto? Che questi, soprattutto il flash, è tarato sulla lingua inglese, non italiana, capite il paradosso in cui siamo. Allora, il punto, quindi, è che abbiamo strumenti, certo, ma molto spesso sono strumenti vecchi, che però performano la nostra vita a livello di inconsapevolezza molto più di quanto possiamo capire e immaginare. Per cui applicarlo a quello che possiamo considerare, tra virgolette, un'eccezione ludica, ma non lo è, nella nostra vita, la letteratura, in realtà fa capire ai ragazzi, agli insegnanti, a tutti, come questo ha un impatto reale sulla sua vita quotidiana, non solo sul margine della sua vita. Hai tempo di leggere, hai voglia di leggere, non ti piace leggere, va bene, amen. Conosco un sacco di persone che non hanno mai letto un libro nella loro vita, ma fanno tantissime cose, sanno pure la Divina Commedia a memoria. Non è quello il discorso. Il discorso quindi è ampliare quell'atto di lettura e capacità di leggibilità del mondo e delle cose. Per cui noi siamo partiti da questo, si può andare avanti, quindi abbiamo, vado subito veloce, abbiamo messo un'analisi di comparativa, promessi sposi, piacere, analisi di leggibilità, vado rapido, poi le trovate sia nel libro che altrove queste nostre cose, indice Galpis e indice Franchina Vacca. Vedete che 0,40 il Galpis di De Mauro ti dice che è un livello di istruzione universitaria, quello che ha una capacità di comprensione di quel testo, 40-60 liceale, 60-80 medie, 80 più elementari. Franchina Vacca quello sotto, 50 istruzione universitaria, insomma, andiamo sotto. Vacca ci ricordava che scrittori come, non so, Moravia hanno nel suo indice l'80 come punto, il Primo Levi molto di più, però c'è un altro discorso, e un giornalista medio aveva negli anni 70 il 40 come indice di leggibilità del Franchina Vacca. Noi quindi abbiamo lavorato, abbiamo analizzato secondo questi metodi molto semplici, ma che in realtà abbiamo fatto poi sul piacere, consegnato agli insegnanti e ai ragazzi perché ci lavorassero loro sul primo capitolo del piacere. Abbiamo analizzato tipo di parole, numero di parole per periodo, periodi, lettere, sillabe e gli indici finali che per, diciamo, i promessi sposi ci escono il Galpis 54, quindi un'istruzione liceale, quindi siamo ancora a livello buono, per il Franchina Vacca 49, quindi siamo 49 sotto un punto un po' più critico, e nel piacere Galpis indice 60 e Franchina Vacca 54. Se puoi andare avanti, queste sono le sequenze narrative, abbiamo poi analizzato tutto il tema delle sequenze narrative dialogiche che contengono discorso diretto, discorso indiretto, la suddivisione delle sequenze, puoi andare anche avanti velocemente che sto per finire, e abbiamo, diciamo, modellizzato questo approccio. Se puoi andare ancora avanti all'ultima, vai quello sopra, ecco qui. Cioè, al 50% di dialoghi, punto di domanda, ecco, abbiamo trovato questi dati. Ora, questi dati che cosa servono in sé? Servono qualcosa all'analista che già è dentro dimensioni? Sì, gli servono come strumenti, è molto più veloce entrare, calcolare, avere queste concordanze. Una volta mi ricordo che mi sembra che in Sicilia ci stesse un professore universitario che faceva fare dei tomoni così a della gente che faceva le concordanze. Benissimo, ma le concordanze bibliche le abbiamo dal 500, cioè l'analisi... oggi questo lo si può fare, lo può fare qualsiasi persona a scuola, eccetera.
Il nostro approccio, e qui adesso passo la palla a Marcello, è stato invece proprio quello per cui, per quanto semplice, per quanto uovo di Colombo, per quanto fosse lì e per quanto non fosse una cosa innovativa in sé, ma nel contesto, come diceva prima anche l'onorevole Piccoli, nel contesto che ha cambiato completamente la torsione tra off e online, tra digitale e materiale, in quest'anno di pandemia, ci sembrava un tema fondamentale, ancora di più di prima, di inclusione civica dei ragazzi. Che questo avvenga attraverso un romanzo come Il piacere di D'Annunzio è fondamentale per noi. È fondamentale, non solo perché è un testo che ha segnato un immaginario e che dovrebbe continuare a segnarlo, ma perché paradossalmente è un testo che i ragazzi paradossalmente sentono lontano da loro. Allora, come permettere a questi ragazzi di approcciarsi a questo testo? Magari questo è un canale, magari è solo una finestra, non è una porta. Però abbiamo scoperto che molti di loro hanno poi continuato a leggerlo dopo il primo capitolo analizzato con l'algoritmo. Allora, abbiamo ottenuto dei risultati, sì, quei 4, 5, 10, 20 su 200 ragazzi, 50, 100, quello che saranno, hanno cominciato a leggere anche in forma tradizionale qualcosa che hanno approcciato in una forma, in una metodologia non tradizionale. Quindi, per chiudere il mio intervento e passarlo a Marcello, questo approccio molto concreto, molto partendo dal punto elementare, quello che un buon tedesco, Schiller, chiamava in Kleinstempunte di Oeschekraft, cioè nel punto più piccolo lo sforzo più grande. Se no, c'è lo sforzo grande e poi il punto piccolo non ci sta niente. Come dire, grandi discorsi di 20 anni che parliamo di digitalizzazione e poi per andare a trovarci le cose dobbiamo andare su Google Books con l'Università dell'Illinois che mi ha scansionato, come ha detto Marcello, la guida turistica per Decker degli anni fine del Novecento, perché qui non c'è nulla, perché qui non c'è nulla. Allora, da questo punto di vista, chiudo, il piacere del testo passa anche da questa cosa. Passa anche da questo approccio, permettetevi, quasi talmudista, nella lettura. La lettura è sempre una lettura infinita, un'interpretazione infinita. E c'è il piacere anche di sbagliarle in proprio le interpretazioni. Chiaro che, come diceva il professore, se a queste interpretazioni, a questo piacere, si sovrappongono quelle altre cose che sono gli stereotipi, i luoghi comuni, che si perpetuano, no? L'annunzio... non so, decadentista, ma quanti ne abbiamo avuto? Io mi ricordo alle medie, al superiore portai una tesina su Nietzsche e Leopardi, l'insegnante mi disse, ma guardi, io la caccio via, perché? Perché cosa c'entra questo Federico Nietzsche con Leopardi? Vada su Schopenhauer, cioè, ma non era colpa dell'insegnante, nell'antologia c'era scritto così, ma c'era scritto Schopenhauer, punto e basta. Ecco, esatto, però appunto il punto vero, vede qual è il punto, professore? È proprio questo approccio spiazzante rispetto ai luoghi comuni. E noi l'abbiamo approcciato dal punto di vista dell'algoritmo. Cioè, spiazzare dal punto di vista dell'algoritmo, noi sentiamo tutti i giorni parlare di algoritmi, 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 ma cosa sono sti algoritmi? Ci va dentro qualcuno. E guardate che purtroppo questo, come sa ben Marcello, che nella vita fa anche un'altra cosa, è corporation, multinazionali, banche, sistemi di controllo, sistemi di vigilanza, ecco. E poi voi insegnanti, se avete letto quel libro Armi di distruzione matematica di un'insegnante americana, che è un libro molto interessante che vi consiglierei, vi fa vedere che quando non si smonta la black box, poi l'algoritmo arriva, come qualche anno fa vi arrivò l'algoritmo che spiazzava, che vi ricordate l'algoritmo che spostava insegnanti, no? Che mi mandava non so dove. Qualcuno l'ha mai visto dentro? No. Siamo arrivati alla conclusione che molto spesso dietro la parola algoritmo, l'algoritmo non c'è. Non c'è. Chiuso questo, passo la parola a Marcello, partendo da questo, da un concreto, un libro, D'Annunzio, il più moderno dei nostri, il più contemporaneo tra i nostri non contemporanei, che ci ha in qualche modo aiutato ad entrare dentro questa dinamica. Prego Marcello. Io mi alzo in piedi perché così è più semplice seguire la presentazione, che io vengo più dal mondo quantitativo e quindi sono abituato con le presentazioni. No,
L'obiettivo da cui appunto è nato anche il progetto, come diceva Marco, appunto questo, cioè capire, far capire un progetto anche di cittadinanza attiva che nel mondo attuale vuol dire conoscere l'ambiente digitale in cui una gran parte della nostra vita viene sempre più, diciamo, vissuta, no? Quindi i discorsi di algoritmi che abbiamo visto con il Covid, dove chiunque abbia scritto un algoritmo sa che non c'era dietro nessuno, cioè, insomma, tutte queste cose qui. E quindi, partendo da questo, che può sembrare un indice di leggibilità primitivo, cioè un algoritmo proprio semplicissimo, l'equazione proprio banale, però questo algoritmo viene usato da Google per fare le classifiche dei siti che ci vengono presentati quando noi facciamo le richieste, cioè loro hanno tutta una serie di indicatori per consigliare al lettore la cosa più adatta. C'è anche l'indice di questi vecchi indici di leggibilità. È vero, come diceva la senatrice o deputata, l'onorevole, prima, che non siamo all'anno zero. Il problema è che gli altri sono all'anno mille, se noi siamo all'anno uno. Noi eravamo molto avanti fino a un certo periodo, poi negli anni 90 non si capisce bene cosa è successo, sostanzialmente avevi visto Tullio De Mauro, negli anni 80 arriva, siamo nell'era pre-internet, a un certo punto si capisce più cosa è successo, l'Italia ma anche l'Europa è andata indietro. Pensate che questi studi sono fatti tutti con software open source, quindi disponibile su rete, ovviamente tarato sulla lingua inglese. La lingua inglese adesso non so da che percentuale della popolazione europea si è parlato, però qui su questi algoritmi si basa una delle due branche dell'artificial intelligence, delle più importanti, una è la computer vision e l'altra è il riconoscimento e l'interpretazione del testo. Quindi sarebbe il caso che l'Europa e l'Italia soprattutto si svegliassero, se non vogliono diventare appunto come i primitivi che guardavano arrivare e non capivano cosa c'era dietro. Se andiamo avanti comunque all'oggetto, così andiamo a vedere un po' di cose che andiamo pure avanti. Ancora, e purtroppo, sì, incominciamo a vedere qualche risultato molto semplice che si può ottenere. Questo siamo ancora nella parte più semplice di applicazione, perché è quello che il computer è in grado di fare meglio, cioè c'è solo un po' di difficoltà nel raggruppare, nel vettorizzare insomma, comunque è trasformare il testo in un database, però è un'operazione abbastanza semplice. Un po' più complicata è quella della lemmatizzazione, perché richiede un vocabolario e delle regole per ricondurre. Anche qui assolutamente inutili gli algoritmi che funzionano molto bene per la lingua inglese, ma per la lingua italiana, perché abbiamo dovuto riprogrammare tutto, però sostanzialmente qui si incomincia a vedere qualcosa che non sappiamo quanto significativo possa essere da un punto di vista di critica letteraria, però si nota una maggiore densità lessicale da parte di D'Annunzio rispetto, per esempio, abbiamo usato solo i Promessi Sposi perché analizzare l'intera letteratura, si parla tanto di machine learning eccetera, insomma, però quando affrontiamo testi cioè database complessi come possono essere testi letterari, diventa molto difficile che poi gli errori che si mettono dentro non si moltiplichino. Quindi insomma, troviamo appunto da un punto di vista statistico una maggiore densità, una maggiore per unità, diciamo, di lemmi in D'Annunzio rispetto ai Promessi Sposi. Se andiamo avanti ancora, sempre rimanendo, è stato accennato sulle influenze, uno degli utilizzi che può essere fatto, ovviamente siamo soltanto sulla superficie, poi ci vogliono gli esperti, però si nota abbastanza bene, questo è un risultato che viene quando si fa appunto la trasformazione del testo in un database, quindi bisogna attribuire le parole a un vocabolario in un certo senso. C'è il problema delle parole in lingua straniera. I traduttori funzionano bene se il testo è abbastanza lungo, adesso sono abbastanza efficaci, ma se ci restringiamo a poche parole, anche i motori di artificial intelligence di Google falliscono miseramente. Quindi bisogna anche qui
fare molta attenzione, bisogna restringere il campo delle lingue che, in cui andare a guardare, è inutile cercare lasciare libero all'algoritmo di interpretare Swahili o cosa, non ci saranno mai parole Swahili in un testo italiano di fine 800. Quindi insomma, se si restringe con un po' di analisi, e comunque insomma si individuano le lingue straniere, quindi si capì le lingue straniere all'interno di un romanzo possono essere considerate un po' la punta estrema delle influenze culturali del tempo, se andiamo avanti. E qui vediamo per esempio nei 50 anni che separano I Promessi Sposi dal Piacere come cambia il panorama culturale italiano. Cioè, mentre noi, vabbè, è ovviamente un romanzo storico, quindi sono molte parole in spagnolo nei Promessi Sposi, però le lingue classiche sono ancora abbastanza presenti, le citazioni latine, inglese, francese e tedesco sono praticamente assenti. Se andiamo invece nei tre romanzi del ciclo della rosa di D'Annunzio, troviamo un'esplosione culturale in un certo senso, perché l'inglese incomincia ad apparire in prima posizione fra le lingue straniere e il francese scala, c'è una certa presenza di parole tedesche. E poi, come qualcuno ha fatto notare, il Cavalier Sakumi e Compagnia Bella, ci sono parole giapponesi. A noi sono parole che magari, non tutte, però diciamo, alcune potrebbero anche far parte del dizionario di De Mauro. No? Per noi, a 100 anni di distanza, magari fanno parte anche del nostro linguaggio comune. Ma immaginate Manzoni citare una parola giapponese nei Promessi Sposi. Cioè, in 50 anni, cioè noi abbiamo un personaggio che anche dalle citazioni in lingua straniera che inserisce all'interno del suo romanzo è chiaramente proiettato in un mondo che poi appunto si realizzerà con la globalizzazione e con quello che abbiamo visto nei decenni successivi. Interessante, ma qui lo metto da parte, secondo me Il trionfo della morte, da un punto di vista, io da ignorante critico letterario, però la presenza del dialetto abruzzese ovviamente molto forte lì, ma anche quello estremamente interessante come romanzo, come esperimento, perlomeno per come emerge dall'analisi algoritmica. E quindi sull'utilizzo del dialetto diverso rispetto forse al verismo, però se andiamo avanti, adesso entriamo nella parte diciamo più, questo ovviamente non è stato oggetto dell'analisi fatta con i ragazzi a Chiari, però qui entriamo un po' negli strumenti e nell'utilizzo che si può fare di quegli strumenti che sono usati nell'artificial intelligence applicati a un testo letterario. Il primo è il contesto geografico, quindi come riusciamo a disegnare, se possiamo andare avanti, il palcoscenico. Quanto mi manca? Così mi regolo. Sostanzialmente ci sono le famose tre dimensioni, però insomma il luogo, come possiamo usare questi nuovi strumenti per capire il palcoscenico su cui gli attori si muovono, i personaggi? E vabbè, la prima cosa da un punto di vista algoritmico, bisogna insomma passare tutto il testo, cercare di inserire le regole dell'italiano per la definizione dei luoghi della toponomastica e poi avere un dizionario dei luoghi speciali, insomma è un po' complicato, però ci si arriva. E nel caso del piacere, quello che noi scopriamo, se possiamo andare avanti ancora, beh, innanzitutto c'è sempre bisogno dell'intervento umano, non pensare che ovviamente il computer sia... soprattutto se i luoghi sono fittizi, sono sempre realistici in qualunque romanzo, deve essere per forza realistico, però insomma Schifano, il piacere sostanzialmente da questo punto di vista si presta bene ad un'analisi di questo tipo, perché
è ambientato in solo due luoghi, Roma da un lato e poi, per la convalescenza di Andrea Sperelli, Schifanoia, che è un luogo fittizio dove lui un po', vabbè, come voi sapete meglio di me, ha un po' idealizzato le sue aspirazioni, insomma le sue idee dell'architettura. Comunque questo appunto può essere risolto, anche qui è uno strumento che noi usiamo, ma può essere risolto soltanto attraverso un operatore umano, perché come è stato notato su internet ci sono tantissime cose corrette, ma soprattutto per l'italiano ci sono anche tante stupidaggini che sono state scritte. E quindi Schifanoia, qualcuno giustamente, cioè, giustamente, correttamente l'ha inserito a Ferrara, perché a Ferrara c'è l'originale, quindi se uno dovesse disegnare la mappa fidandosi soltanto di Wikipedia rischierebbe di andare a localizzare. In realtà appunto noi sappiamo che nell'area di Torre Annunziata in Campania, insomma, dove c'è. Se andiamo avanti, ecco, qui possiamo vedere la citazione dei luoghi e qui abbiamo aggregato ovviamente un po', ma questa è sostanzialmente la mappa dei luoghi dove quello che, se dovessimo applicarlo in etologia, sarebbe l'areale di Andrea Sperelli, sostanzialmente concentrato tutto, dove vedete questi segnaposto blu, qua ci sono i luoghi dove avvenivano c'è anche le capannelle, dove penso ci sia ancora l'ippodromo, insomma dove venivano le gare di equitazione. C'è un posto, questo non mi ricordo come si chiama, i prati del divino amore, qualcosa del genere, dove è un luogo dove viene citato uno o due volte, dove c'erano battute di caccia, insomma. Però sostanzialmente la Roma di Andrea Sperelli è tutta concentrata nella parte barocca. Se andiamo avanti, questi sono i luoghi più citati: la Trinità dei Monti, Piazza di Spagna. Sostanzialmente siamo in questa zona qua, dove lui abita, Palazzetto Zuccari è lì, e sostanzialmente possiamo vedere che questo è un po' il triangolo all'interno del quale si muove e viene diciamo ambientato il romanzo. Da un punto di vista anche di realismo, tra virgolette, ci sta, nel senso che tutti questi luoghi, anche in realtà i luoghi più lontani, sono a un 10 chilometri più o meno dal centro dove lui ha la casa, l'abitazione. Tutto il resto è concentrato assolutamente in un ambiente che può essere raggiunto a piedi senza dover. Quindi, per testare il realismo, fra virgolette, delle descrizioni di D'Annunzio, noi sappiamo che lo sono perché la critica ha detto che sì, insomma, ci sono articoli che lui ha sfruttato ampiamente per quando, insomma, faceva le cronache mondane di Roma, scriveva per i giornali romani. Noi, se possiamo andare avanti, ecco, per testare, per esempio, un utilizzo che può essere fatto per verificare se siamo davanti a un film dei supereroi dove uno si sposta da Roma a New York con la pensiera, oppure siamo di fronte a una descrizione realistica, possiamo andare a vedere se il percorso che, per esempio, Andrea Sperelli fa la mattina quando si reca al duello è eseguito in un tempo compatibile con i mezzi di locomozione del tempo. E quindi abbiamo inserito in questi luoghi Villa Sciarra, dove avviene il duello, e lui parte da Palazzetto Zuccari. Abbiamo inserito, ha detto l'algoritmo, di minimizzare la distanza pedonale, e così nasce quello che si chiama la valanga. Perché noi abbiamo iniziato a lavorare su questa roba qui un anno fa, pensando, vabbè, adesso applichiamo network analysis, ce la chiaviamo in poche, no? E invece ci siamo rimasti dentro, da un anno che praticamente lavoriamo full time quasi su questa.
Insomma, se io minimizzo la distanza pedonale, mi passa per questo ponte che non mi ricordo come si chiama, che è quello comunque sopra esattamente l'isola Tiberina, sulla punta. Fortunatamente qualcuno negli Stati Uniti, purtroppo non in Italia, ha digitalizzato i Baedeker, quindi le guide touring del tempo, del Grand Tour, siamo andati a verificare se poteva aver senso, quindi andando a fare un confronto con... E in realtà questo ponte, questo potevamo capire anche guardando su Wiki, cioè andando... Però insomma, questo ponte qui non era stato ancora costruito quando le vicende si svolgono. Abbiamo soltanto un'indicazione da D'Annunzio, abbiamo soltanto che mentre Andrea Sperelli percorre il Tevere scorre verso sud, verso l'isola Tiberina, quindi, quindi questa è l'unica indicazione. Questo ponte qui è stato costruito ancora dopo, quest'altro idem. Quelli da quei ponti lì non si vede più l'isola Tiberina. Quindi l'unico ponte che Andrea Sperelli poteva aver percorso è il ponte Sisto. Poi dopo lui descrive l'ultimo pezzo, che fra l'altro è una delle pagine più belle secondo me del piacere, quella della mattina, dello scontro. Anche qui è interessante notare come il Baedeker dell'epoca riporti il secondo dettaglio che viene dato, che è quello di una leggera salita e il Baedeker conferma, andando solo a leggere, è un'edizione in inglese, comunque, che la strada qui, loro era per far visitare Villa Panfili, comunque dice che c'era effettivamente una carrozzabile che si inerpicava passato il ponte Sisto. Quindi anche questo, da un punto di vista, se lo vogliamo vedere anche turistico, per dare interesse alla lettura del romanzo, ma anche al coinvolgimento poi sulla città, su come questi strumenti possono essere utilizzati per esempio, inventarsi dei percorsi che aiutano a riscoprire la Roma di un tempo, come la vedeva l'autore, e quindi dargli un significato a delle passeggiate che sono belle, ma che però qui assumono tutt'altra valenza. L'altra cosa è comunque nel realismo che lui, i tempi che ci mette sono compatibili, li abbiamo calcolati, però testimoniano anche, sono l'ennesima testimonianza, probabilmente per chi vive a Roma e che è abituato a fare quella strada cioè è evidente, ma per noi che non siamo di Roma non lo è. Ma lui si sveglia, si dovrebbe svegliare più o meno attorno alle 9, perché la sera prima gli amici lo avvisano, lo trovano al tavolo da gioco ancora alle 2 di notte, che stava giocando a carte così, e gli dicono: guarda, ti veniamo a prendere la domani alle 9, è ora che vai a dormire perché non devi sottovalutare. Lui si reca alle 10:20, arriva a Villa Sciarra, dopo che si è fatto, lo spiega, la doccia, ha mangiato i biscotti, ha fatto un minimo allenamento e si è vestito di tutto punto per il duello. Quindi lui in un'ora e mezza, più o meno, massimo due, si è svegliato, si è allenato, ha mangiato, si è lavato e con gli amici in carrozza è arrivato a Villa Sciarra. Quindi un'ennesima testimonianza della, in un certo senso, il segnale che ci ha mandato D'Annunzio, del modo in cui Andrea Sperelli ha affrontato il duello. Nonostante fosse atleticamente e tecnicamente superiore all'avversario, alla fine la noncuranza, la trascuratezza con cui l'ha affrontato poi gli determineranno la ferita che lo porterà a Schifanoia dalla cugina a... Quindi, se andiamo avanti, infine, visto si è parlato di ekphrasi e quindi dell'importanza dei luoghi per capire la psicologia e inquadrare, diciamo, il personaggio, un'altra cosa interessante è la localizzazione
che delle due di Sperelli e delle sue due amanti a Roma. Io ho percorso innumerevoli volte la via nazionale, sì, si nota che lo stile non è ovviamente quello della Roma della grande bellezza, però per una persona dei nostri tempi è difficile capire che cosa il segnale che ci sta dando D'Annunzio posizionando la casa di Maria Ferres in via nazionale, la casa di Elena Muti in palazzo in piazza Barberini, e ovviamente lui è a Palazzetto Zuccari, che insomma è un capolavoro del Rinascimento romano. Quindi comunque, andando anche qui a fondo, usando le mappe e integrandole ovviamente con analisi storiche, quello che emerge è che negli anni in cui è ambientato il romanzo, per esempio Palazzo Koch, che è la sede della Banca d'Italia, di fronte a cui probabilmente c'era la casa di Maria Ferres, perché non spiega esattamente dov'è, mentre per Elena Muti sappiamo Palazzo Barberini, quindi no. Nel caso suo non si capisce. Comunque, diciamo, dalle passeggiate che faceva la sera per andare, passava sotto le finestre di Maria Ferres, probabilmente era insomma in quella zona lì, attorno, vicino a Villa Aldobrandini, quindi vicino a Palazzo Koch. Però Palazzo Koch in quegli anni non c'è. Quindi insomma, andando a scavare, si scopre che Via Nazionale sostanzialmente in quegli anni era in via di urbanizzazione, era la via scelta dall'Italia post-unitaria per ospitare i nuovi funzionari della nuova macchina statale italiana. Quindi è un po' come se adesso a Milano noi ambientassimo il triangolo amoroso, dove lui è di via Manzoni, la amante sensuale Elena è di via della Spiga, e invece la nuova, l'amante, diciamo, che porta questi valori, quindi più, diciamo, casta per insomma, più, diciamo, e invece magari abita al Bosco Verticale. Per un uomo di adesso sarebbe immediato capire anche qual è l'esito del triangolo amoroso. Nel caso di D'Annunzio ormai sono passati tanti anni, è più difficile, però è appunto un modo per capire anche, come dicevamo, in cercare di leggere, sì, chiudo, e arriviamo all'ultima parte, se andiamo avanti, ancora. Questa è l'applicazione della... quanto manca? Finito. questa è l'applicazione della network analysis, quindi l'analisi al tessuto relazionale dei romanzi. È apparentemente una cosa, pensavamo, semplice, in realtà è un macello pazzesco, perché... è completamente diverso rispetto... Allora, l'analisi network è fondamentale per smontare e mettere le mani nella black box. Una delle misure di centralità che abbiamo usato è quella che viene usata originariamente da Google nell'ultimo paper, diciamo, disponibile, scritto da uno dei due fondatori. È una variazione della misura di centralità che vedremo, il PageRank di Google. Quindi mettere le mani lì vuol dire capire come funziona un algoritmo, che è quello di Google, che condiziona la nostra vita ormai in maniera, no? Quando dobbiamo fare qualunque tipo di ricerca. Ora, applicata a un testo letterario, e il problema non è l'aspetto tecnico, come al solito, matematico, ma è la preparazione, come in tutto quanto. Purtroppo questo è il motivo per cui in Italia si fa poca ricerca empirica, ma è la preparazione del dato per applicare sopra quell'algoritmo matematico. E la preparazione del dato è veramente un incubo, perché questo rientra, per chi di voi ha fatto text artificial intelligence, nell'ambito della name entity recognition, cioè il riconoscimento praticamente delle parole maiuscole. Apple, IBM, Renzi, Letta, eccetera eccetera. In realtà applicato a un romanzo è un macello, perché
perché noi non abbiamo il codice fiscale di ogni personaggio, ogni volta che c'è il personaggio c'è il codice fiscale e lo riconosciamo. Il personaggio si chiama con un certo nome, poi si chiama con un cognome, poi si chiama nome più cognome. Nel caso di D'Annunzio poi bisogna praticamente codificare le regole italiane sintattiche dei nomi nobiliari, per cui c'è feudo, come si scrive Conte, quindi Conte Andrea Sperelli, Dugenta, poi Conte Andrea Fieschi Sperelli, Dugenta, oppure soltanto Ugenta per gli amici, oppure Andrea per l'amante. Insomma, quindi riuscire a capire, se andiamo avanti, qual è il personaggio è il compito fondamentale. Una volta che diciamo, abbiamo fatto quello, poi si applicano gli algoritmi di network e quello a quel punto diventa tutto molto più semplice. Quindi se andiamo avanti, cosa ci serve questo? Una volta che ho individuato i personaggi, non mi serve Wikipedia, perché come ho detto non mi serve sapere che il personaggio è Andrea Sperelli, perché Andrea Sperelli si chiama Andrea Sperelli così un certo numero di volte, poi si chiamerà Andrea Sperelli, quindi insomma, qui proprio va cambiato l'approccio. Comunque, che cosa, per esempio, come un romanziere fa entrare in scena i personaggi? Se andiamo avanti, non abbiamo messo questo, ma nel libro c'è, sui Promessi Sposi. I Promessi Sposi sono un libro di viaggio, sostanzialmente. Si inizia, poi ci sono gli episodi centrali, dove troviamo delle figure, cioè la monaca di Mons, però, e poi si ritorna a casa, no? Quindi quello che noi ci aspettiamo è di trovare in un romanzo di viaggio molti personaggi, diciamo, che entrano in scena nell'intermezzo. Il piacere è un romanzo introspettivo, quindi lo capiamo anche, probabilmente dovremmo applicarlo massivamente sulla letteratura, dal fatto che i personaggi entrano quasi tutti nei primi capitoli. Cioè nel giro di pochi capitoli io praticamente raggiungo l'80% dei personaggi che sono menzionati nel romanzo. Se andiamo avanti, quindi ci serve per classificare sostanzialmente, almeno a grandi linee, i romanzi che non possiamo leggere direttamente perché sarebbe una massa immensa di... Ho finito? Sì. Vabbè, se andiamo avanti, lasciamo per... Ecco, una volta che abbiamo ottenuto i personaggi, applichiamo gli algoritmi di network e otteniamo il network. Ora, un'altra cosa non banale è definire la topologia di un romanzo. Cioè, da un punto di vista matematico, qual è la distanza, il concetto di distanza, che poi è fondamentale anche nella vita, negli algoritmi, perché senza quello, se io non so se due cose sono vicine o lontane, non riesco ad applicare gli algoritmi, cioè è alla base di un sacco di ragionamenti che vengono fatti algoritmicamente. Quindi come faccio a definire se due personaggi sono connessi o non connessi? Quindi in maniera automatica potrei farlo sulla base della frase e ho finito, e ottengo però un network poco denso, cioè poche persone, solo i personaggi veramente primari appaiono all'interno dello stesso periodo. Magari quello che preferisco è un approccio invece basato su il già qui sul sì, questo non è periodo ma è capitolo, vabbè, usando il capitolo e applicando insomma un algoritmino per definire il numero di relazioni che appaiono, per evitare sostanzialmente di sovrappesare troppo personaggi che appaiono in un capitolo insieme al personaggio principale e poi scompaiono. Quindi bisogna un attimo tarare, e qui viene già un network, diciamo, più interessante, dove troviamo praticamente ben oltre, diciamo, forse i personaggi comunemente noti, però insomma si incomincia a vedere una rappresentazione abbastanza fedele del testo. Ovviamente qui questo è il piano solo dei personaggi, non è il piano dei riferimenti culturali, dove lì ci sono centinaia di
vanno classificate perché altrimenti li confondi con i personaggi diciamo reali del romanzo. Se andiamo avanti, vabbè, questa è una cosa e poi chiudo. Non mi ricordo dov'era, e con questo chiudo, magari se torniamo un attimo indietro di una, e ho chiuso. Sostanzialmente ci sono molti modi di misurare la forma del network una volta che l'ho ottenuta. Come dicevo appunto, la cosa interessante notare nel confronto fra il piacere e i promessi sposi è questa misura qua di transit. Sulle altre più o meno, come vedete, siamo i nodi sarebbero il numero dei personaggi primari che abbiamo selezionato, gli archi sono le relazioni fra di loro, la densità è quello che abbiamo detto, quante relazioni ci sono rispetto al teorico. Questa di transitività è una misura interessante perché è quella che misura le relazioni. Se io sono in relazione con Marco e io sono in relazione con Daniela, Marco potrebbe essere in relazione con Daniela, quindi facciamo un triangolo. Quindi su tutti i triangoli possibili, quanti sono chiusi? Cioè, quanti vedono una relazione anche fra Marco e Daniela? E qui possiamo vedere come rispetto ai promessi sposi, dove c'è un numero di triangoli chiusi particolarmente elevato, nel piacere il numero dei triangoli chiusi è relativamente meno elevato. Cosa significa? Il caso, almeno l'interpretazione che abbiamo dato noi, il caso tipico è quello di Maria Ferres e Elena. Sono tutte e due in collegamento con il nostro Andrea Sperelli. E pur si conoscono le due, non è che non si conoscono, però il numero di connessioni, di volte che si autocitano, è inferiore di un terzo al numero delle citazioni dirette fra Andrea Sperelli e una di loro. Quindi, in un certo senso, è come se appartenessero a universi paralleli, no? Quindi, cosa che effettivamente poi leggendo il romanzo, vabbè, qui c'è, mi dispiace, ma c'è veramente una miniera di dati, però va bene, abbiamo dato il... La matematica della letteratura che un po' riporta questi dati e queste analisi, un po' saranno nell'appendice dell'edizione Pur del Piacere, però ecco, l'ora si è fatta effettivamente un po' tarda, ma grazie a Marco e Marcello che ci hanno accompagnato proprio in questo viaggio. Non so se ci sono delle domande, nonostante l'ora un po' tarda, credo che abbiamo voglia di andare a passeggiare un po' nel Parco del Vittoriale forse. E quindi grazie a tutti, grazie per aver ascoltato così attentamente questo che era un convegno anche abbastanza denso di contenuti, e grazie a tutti i relatori per aver dato veramente degli spunti molto curiosi e interessanti, grazie a Vittoriale dell'Ospitalità, al Comune di Chiari per aver sostenuto il progetto, docenti e studenti che hanno partecipato attivamente nonostante il tempo tra l'altro fosse pochissimo, all'equipe di Chiari Index e poi anche Classici Chiari che ha lavorato su questo e alla realizzazione dei libri, al Centro Studi D'Annunziani per la divulgazione, alle onorevoli Nardelli e Berlinghieri che stanno facendo questo prezioso lavoro parlamentare di promozione della cultura e della scuola e quindi un servizio indispensabile per il futuro del nostro paese, al Centro per il Libro e la Lettura che pure sta lavorando in questa direzione con forza, veramente ha dato una marcia in più, credo, alla promozione della lettura e che ha questa grande attenzione ai giovani e quindi a questo approccio nuovo che può essere un modo appunto per avvicinarci al linguaggio dei giovani. E sicuramente, come abbiamo visto anche dalle analisi di Marco e Marcello, serve, come ha detto il professor Gibellino, un interprete esperto, quindi non bastano le macchine sicuramente, e quindi la via un po' di mezzo da quelle indicate da Umberto Eco, no? Né apocalittici né integrati. E credo che sul piatto ci siano tante nuove sfide, tra cui anche una posta poi dal professor De Caro nel libro di matematica della letteratura, ovvero possiamo riuscire a misurare il piacere della lettura con questi spunti e queste analisi. Vi ringrazio e vi auguro buon appetito a questo punto. Buona giornata.